oggi non c'è Gabriel, Gesù Cristo. Quando ora non c'è Gabriel è un po' un problema. È diventato come una tortura. Start! Iniziamo a startare. Intanto noi iniziamo a entrare. Se non ti senti bene non puoi giocare. Puoi fare come vuoi. Stai morendo, che ti devo dire? Che te devo dire? Che Però non te perderò un momento. devo... Minchia, sono entrati prima di me. Ah no, niente, stavo scherzando. Ho letto male. E dai, ma porco Dio! Scusatemi. Ma che problema ha? Ah, fammi riavviare il gioco. Cioè, mi sembra normale. Ciurma, ciurma, andiamo tutti all'arrembaggio, forza, forza. Che tesoro fa? Chissà dove sarà. Un solo grido. Pirati siamo noi. All'arrembaggio. Pirati siamo noi. Riuscirò ad entrare? Oh. Spero di sì. E... Cioè, ho dovuto riavviare il gioco. Non ho mai visto una cosa del genere. Mamma mia. Non mi piace quando iniziamo questo orario. Quindi, Nati, tu hai detto vieni, quindi sai che faccio. Prendo tutti e due stipendi, subito. Così mi levo subito dalle scatole da solo. Ah, mamma mia. Sono un uomo lavoratore, mi dice Nato. Mi sa che sto sbagliando. Allora, paghiamo la casa, terreno, casa, siamo, dico, 15, 5, 15, 20, 45, 55, 60, 60, 75, 75. Paghiamo 75 di tasse. Ok, abbiamo pagato le tasse. Chiave, ok, deposito. Ho sbagliato chiave. No. Deposito casse. Deposito casse. 75 abbiamo detto devo pagare, giusto? Ok. Io prendo 60. 90 di stipendio. Nati prende 70. Quindi 64 e 6. Però abbiamo da pagare di tasse 75. Quindi mettiamo 60 qui. 60 qui. 65.
75. Perfetto. Forse questo lo devo chiudere. E ovviamente l'onesto. Guardate, sono talmente onesto che pago le tasse come un vero cittadino. Lo so che lo dico sempre, però era per ricordarlo. Tanto vado a vedere se qualcuno ha comprato il mio negozio. Ok, è fichissima questa cosa. Basta che fai tasto a sinistra e ti dai soldi. Non ho pagato niente. Oh, qualcuno ha comprato qualcosa, perfetto. Mi scusi, direi sì. Ciao, signorina. Non so perché non la sento. Mica ha premuto per sbaglio M. Se ha premuto per sbaglio M, l'ha mutata. È il gioco. Oppure magari è per sbaglio. No, non ti ho mai mutato. Allora. Ok, allora semplicemente premi V di Valerio e guardi il suo microfono. Probabilmente, forse si è cambiato. Può capitare. Ciao, signora. Ciao signor Felipe, come va? Tutto Buongiorno, bene? buongiorno. Mi Mi va sente? avanti, capo. Ah, oh, sì che ti sentiamo. Ok, perfetto. Avevo, mi sa, mi si era cambiato il Ah, a microfono. volte capita. Lo stavo Forse usando. è cambiato porta USB, può essere. No, probabilmente avrò staccato e riattaccato le cuffie. Non lo Cos'è so, porta magari USB? Ah, sono. ok. Comunque, io ho installato la mod per far vedere la mia skin, ma non si vede. Tagga i vestiti. Cioè, mettendo in un mondo single player, usando, facendo un mondo single player, sempre partendo da Forge, si vede. Invece, qua non si vede. Ma io la Non so vedo. perché. E noi la vediamo. La vede? Sì, noi la vediamo. Come la vede? Chewbacca però con i denti arrabbiato. Allora sono io che non la vedo. Il Ed è problema è che strano. me l'ha fatta un fan, diciamo, e mi ha detto di usarla, e quindi dovrei vederla anch'io, perché così faccio vedere che ce l'ho. Ah, no, e non Comunque so poi perché non la quando vediamo. passo a fare bu, quando sono in live, adesso non sono ancora in live, spaventatevi, per favore. Fate finta di spaventarmi. Infatti l'abbiamo vista e ho detto, ma È che molto cazzo? spaventosa. Infatti è Vedi? strano. Infatti, non me la ricordavo così, E infatti. vai, quando ho visto Chewbacca dentro di me, mi sono girato, ho detto. Per un momento, addirittura ho pensato qualcuno gli aveva rubato l'account, ho detto, questo non è Chewbacca. La ladro, Mi ha fatto la skin di la ladro. Halloween. Comunque sa come risolvere per farla vedere a me o. Eh no, bastava scaricare quel. Fai una cosa, premi F5. Si tolga l'armatura. Si tolga l'armatura. No, no, ma non la vedo Eh no, anche dico io. dietro, dietro. C'ha per caso un mantello con scritto upgrade. No? No? Allora c'hai la mod aggiornata. Non so perché. È strano, noi la vediamo. Cioè, però io vedo la mia, io c'ho lo stesso tuo programma. Cioè, ma tu vedi la mia Io skin? non te la vedo. Non la vedi? Ha problemi con la No, moda, allora. ma neanche la sua la vedo. No, non è la mod, è impossibile, pizza, funziona Allora, o ha così. messo quella sbagliata. No, no, è me. No, perché sennò voi non la vedreste, mi sa. Eh sì, appunto. Allora, lo so. Ma quando l'hai vista, scusa? No, ma a parte non la faceva entrare Ieri nel sera. server se avesse sbagliato la mod. Perché Ma la non è faccio perché opzionale. è la mod No, è non è opzionale, però. opzionale. No, Cioè, no, no. della skin, sì. Ah sì, è opzionale. È la create quella della skin. No, no, è opzionale, hai ragione. Tu hai Sì, è cliccato il opzionale. link, giusto? Sì, ho usato il link quello di Hai Discord. messo 1.20.1 e Forge? Sì, l'ho caricata sul Forge, quello No, che no, avevo fatto dico, l'altro hai giorno. scaricato Forge, non No, 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 Fabric? no, no, ma Perché può sai essere che ha che. scaricato la Fabric, per questo. Ma no, ma basta Ah, che non lo l'aggiungeva al so. pacchetto già esistente su Forge. Non so se l'ha aggiunta Non lo al so quello pacchetto. scaricato, adesso controllo. Fai una cosa, disinstalla quella mod e cerca custom skin. O era skin custom? No, custom skin. Aspetta che qua. Aspetta un attimo, non uscire. Ah sì, fai
Fai una cosa, da CursoForge l'app però, disinstalla quella che hai messo. Poi fai, ci sono un puzzle, cioè add more content. Da lì scrivi custom skin tutto attaccato, ok? E scarica quello al posto di quella che hai adesso. Può essere pure Quindi adesso perché... la togliamo. Sì, perché può essere che hai scaricato la versione sbagliata. Può Sa che è capitare. la 1.18, una roba del genere. Ed è sbagliato perché noi abbiamo la Devo fare 14.1. add more content e cercare. E cercare custom QCU stom. Vabbè, penso che lo sai come si scrive skin. Tutto attaccato. E ce n'è solo un link, ce n'è solo uno. E poi credo che debba Ok, devi riavviare. riavviare adesso. Dovresti vederlo appena riavvii. Devi proprio chiudere il gioco e rientrare. Okay. Ah, Ciao. poi metà ha messo quella sbagliata. Comunque è bellissimo che il negozio. Ah, comunque puoi prendere il negozio pizza, se mai dovessi farlo. Non devi fare shift sinistro, ma solo sinistro. Ti dai i soldi direttamente. Capito? Però sui tuoi, ovviamente. Queste... Ah, sì, che scemo. Voglio soldi, capo. Vuoi i soldi, capo? Vieni con me, Felipe. Tu pagare tasse adesso. No, io non pago un cazzo. Oggi tesoriere non c'è, fare tutto io, cazzo. Sono in Porco... pensione. Porco Giuda. Sta cazzo di casa, quando è che ci metti i mobili? Porca troia. E i mobili poi metto più avanti, capo. Ma è una merda allora. Ma che cazzo c'hai i Ma che mobili? i mobili? Aspetta, ma no, i mobili li mettiamo. Li mettiamo. Mobili dico qualcosa perché non c'è una figa. Eh no, e poi sistemiamo, so io Prendi quando la si cassa sistema. gittata, cassa Madonna gittata. mia, ho detto... No, nella cassa gettata. Dove No, dove l'hai presa? l'ho presa? Nella Dove? game mod. Fammi vedere che devi pagare. Oh, guarda qua, guarda. Aspetta, non so se ho i soldi. Oh, mai visto? Io lo so. Guarda. Oh. No, non ho visto. Ah, te l'ha venuto avanti? Sì. Ma ieri non ho capito se avete giocato. Che poi sono venuto in live e sono uscito subito. No, è niente. Abbiamo giocato poco perché non c'era nessuno. Infatti mi sono incazzato perché mi hanno fatto aprire save quando volevamo vedere serie TV, Jannato. Io non ho messo perché non c'era. Lo so, infatti non ho detto pizza e coccodrillo. Allora, un'allusione alla pizza. Sei peggio delle donne, sei sempre in mezzo. Allora, signor Felipe, lei ha il documento, sicuramente serve la chiave 2, quindi andiamo un attimo a aprire. Documento falso. E signor Pizza Felipe. Allora, signor Felipe, vuole sapere le tasse. Voglio sapere Allora, tutto. 15, 3... 250. Era 60. Mamma mia. 15. 55. Sono 25, 50, 65, sì. Non ce li ho. Come fai a non averlo? Ma perché ogni volta non devo spendere più quanto di qua? Beh, è 65 ho detto. È sempre stato 65, non è mai cambiato. Cosa? Prenditi i soldi. Ora prendo i soldi, ora prendo. Bravissimo Felipe, lei sì che Ah, capisce vedi che tutto. funziona. Lei è un grande Felipe. Vabbè, scogli, ci sta. Come fa un pirata a sapere le nostre cose? Allora, Peter. prendi. Stipendio di Dora Nennes, amici 12 pagato perché non ha detto pagare. Stipendio? Tu non hai uno stipendio. Allora, io che gestisco la chiesa dovrei avere uno stipendio. Ne parleremo appena faremo quando diventerà. Vabbè, poi ne parleremo. Ogni Dora tanto Re, salto. chi ha parlato alle classi? Noi tre, ok. Samiki 12. Ma io devo fare quello che fa il tesoriere, quindi già sto Dove impazzendo. andiamo, Scogna? Dove andiamo? Cosa? Ogni mega smuoia. Scogna, no, attento, ti vuole far fare il giro storto. Non farlo. Ti vuole corrompere. Non ti fidare. Puoi andare alle Bahamas, Allora, sei Felipe. ah. Ma senti anche tu sto suono ogni tanto. Sì, ma non capisco, ma secondo me è l'azienda te. No, non viene da me. Lo sento Sembra nel gioco, anche sembra tipo del vento oppure una io. Ma non è che vela. ho rilasciato qualcosa lì sopra, aspetta. Ti giuro. Secondo me ho lasciato qualcosa. No, non c'è niente. Ma non c'è niente. No, non so, ti giuro fra, non so cosa sia. Ma sembra vela. Infatti pensavo, ho detto, non è che ho Ma lasciato la qualche. sentivo anche lì e pensavo fosse venisse dal tipo da te, non lo so. Questa è una. Oddio. Ah, vieni a vedere il negozio, hanno sistemato tutto alla fine, vieni a vedere. Sì, forse. Eh?
Ah, ci c'è l'inaugurazione del primo granaio di Blackwater. Credo che ci sia Scogna Guardate farà. avanti, vale. Guardate avanti. Sul mare poi invece. Ma no, questa è la casa di Cosa. Fa vedere. Oh, vedi? Qua 16 per 64 patate a un Cosa? caso. 16 per 64 è pochissimo. Perciò compro patate. Che conviene? Andate a comune. Che cazzo? Ah, forse ha scoperto che cosa è bug, può essere. Andiamo a vedere. Che so, ha detto andate a comune. Vale, pizza. Guardate davanti, vale pizza. Al municipio. Davanti. Davanti al municipio. C'è solo Oh! con la barca, guarda. Aspetta, c'è qualcuno con la barca. Scogna. Vieni con me, signor Felipe. Ho capito, ma l'ha detto, non è di questore. Aspetta. No, Abbacchiamo la nave. aspetta, aspetta. Vieni, vieni. Ciao. Vai, facci fare sto Veloce giro, dai, facciamolo contento. Dai. però. Metti la Oh, vela. metti la vela che andiamo a 50 km così. Voliamo. Mi raccomando, non fa bug Ah, di era questa, vale, la vela. Ma si sentiva fino al comune, tra l'altro. nuovo. È vero, è lo stesso suono. Io e padre abbiamo sentito. Perché Siamo fino al stati comune qua. sta roba, Aspetta, boh. aspetta, adesso faccio del giro Oddio, ma è di bellissimo qua sotto. Cioè, dobbiamo farci qualcosa. Bello, è vero. Siamo un po' Molto bello. saliti da qua. Poi, siamo stati dove era la mia vecchia casa. È esploso. Ma non c'è più, mi sa. È stata fatta lì. È Noi stata lì. eravamo Ah no, c'è qui. ancora. C'è il Sì, noi cadavere. Eravamo proprio qui. e sentiva la vela laggiù. Come Ma come cazzo è sì? possibile? cazzo è. Quindi tutti la sentono la Pochi vela. ce Aspetta, aspetta, aspetta. l'hanno. Aspetta. Siamo Riaprila. sbagliati. Riaprila. Aspetta, aspetta. Continua a aprire, continua a aprire. No, ma non si sente più adesso. No, fra. Ma no, non si sente, non era la tua. Ma sì, Perché. era quello, No, mi non sono è. spostato lì e non si sentiva. No, Ma magari è dritto, non lo so come funziona. secondo me può essere pure qualche volta magari il bug delle vele che si Oh, forse era la sente roba della caccia al qua. tesoro. Se sbagli Wow, che sul bei comune. tempi, ragazzi. L'omicidio di Scogna. La casa di merda, guarda. Quale casa di merda? Questa è Oh, la bro, casa della questo è un contessa. monumento, cioè questo è l'inizio della storia, questo è un monumento sacro. Dobbiamo aprire il reparto archeologico qua. Boh, riportaci a Vabbè, casa. Oddio, guido io, dai. non mi fa Siamo salire. arrivati. Ma chi sta? Oh, ma oh! Come Ma che cazzo cazzo gira c'è? sta roba? Ma non Ma premere tu che R sta costa. guidando? Raga, io non sto guidando. Nemmeno io. E Scogna. Scogna? Ma state fermi? Ma chi è che sta alzando e chiudendo la vela, ragazzi? Vale. No, Oh! raga, non sto facendo niente. Oh, io non sto muovendo, ragazzi. Scusate. Scendete? No, scusate, mi vedo malissimo. No, ragazzi, aiuto. Non posso scendere. Oddio. Aiuto. Ragazzi, aiuto. Siediti. Addio. Chi sta guidando? Io adesso sto Allora, ero guidando. tutto glitchato, ragazzi. Allora la Ma pizza che era guidata. io No, perché guido. guida chi sta soprattutto, capito? Ma Ma no, no, stavo ma io lo andando a destra, a vedevo sinistra. laggare, lo vedevo proprio malissimo, vedevo. Vabbè. Non so se stavi laggando oppure, pizza. Non lo so. Comunque quando poi voglio guardare dall'altra parte. Dobbiamo scendere, Scogno. Aspetta. Cazzo di nave qua. C'è il pollo in barca. Sì. Grazie per il passaggio. Capito, Vale? Aspetta che ti distruggo Quando la barca. poi la giri là. Leggi di là dove? Disco. Aspetta. Facciamo una cosa, ascoltami un attimo. Sì. 21:30, ok? Precisi. Ok.
bene? Ok. Vieni, vieni. Signor Felipe, venga, venga. Com'è stata questa esperienza? Com'è Merda. una merda? Andiamo da Ciubecca, non so dove sia Ciubecca. Davanti al culo. Da bastardo. Oddio. Oh, signor Asdrubale, io ho sparato qualche colpo, ma ogni tanto tipo si blocca. Tipo non spara più. Guarda. Guarda, Non è possibile. Hai finito pure io. guarda. No, no, è carico, è No, carico. non penso sia meglio. Vabbè, e capisco che è un Possiamo prototipo, magari dobbiamo poi lo riguardiamo, dobbiamo va bene? controllarlo, sì. Allora, Hai già venduto? intanto ti regalo questo. Intanto niente, dov'è la signora? Dov'è? Dove, chi? Ma dov'è? Dal contatto calogero. Comunque io devo andare a Blackwater. Tu sei un marinaio, puoi andare da solo. Che cazzo devi fare? Però, Devo prendere la Asdrubale, nautica da... Asdrubale, Asdrubale, ascoltami Sì, un attimo. dimmi, dimmi. 21:30 in punto. Quindi fai veloce. Va Va bene. bene, allora, fatemi leggere un attimo. Stipendi pagati e tasse pagate. Ok. Oh, chi è? Buongiorno. Ma signorina, cosa ha fatto la faccia? Mi ha morso un vampiro. Mamma mia, più che un vampiro mi sembra che ha morso un lupo mannaro, eh. No, ma sono io un lupo mannaro. Vabbè, Cioè, sono effettivamente. Ciubecca Mannaro. Mi dica, è qui per fare pagare le tasse, immagino. Anche oltre a spaventarlo. E beh, ci è Questo era il mio riuscita. primo obiettivo. Comunque ha una barba bella folta, vedo. Sì, hai visto, me la sono fatta crescere perché col tempo sono un po' cambiate tante cose. Adesso, essendo che non siamo più una semplicissima nazione, ma siamo una Diventato un Serenissima Repubblica di principe. Osiris, sono vestito da doge. Vedi il mio completino Ah, fatto ok. su Sta molto bene con misura, questa barba. eh? Hai visto? Signorina, lei ha sempre le stesse tasse, quindi non ho problemi. Salve. Salve, signorina Samì. Oddio, io li ho aperte. Bene! Mi sente, no? Sono molto raffreddata. Raffreddata. Sì, l'ho sempre raffreddata. Sono preparata per Halloween. Anche io, se vedo già la maschera. No, non la vedo. Lo so, mi sono bruciata al mare, mi sono bronzata. Sì, è questo. Allora, mi scusi signorina che sto facendo il mio dovere. Ok, tasse pagate. Ci metto una cosa, sai come funziona il farm di tartarughe? Si chiede per farmi tartarughe. Per le tartarughe. E dopo andiamo. Devi andare. Però dopo le 9:30. Oh, scusa. Non so come Tenati, funziona. ti regalo questo che l'ho preso a mare per sbaglio. Ah, è del pesce fresco. Senza aver lavorato, vedi? Allora, c'è il terzo libro, tasse da pagare. Ecco, facciamo il libro tasse da pagare. Ma sono scemo, ho posato il libro. Tasse da pagare. Scriviamoci nome. Stella. Amrakan.
Master Tiran. Fatto. Chi è che è online? Ben il Messia. Ben il Messia. Panzer. Allora, chi deve pagare le tasse oltre a queste persone? Penso a Calogero. Calogero. Ok, posso schiettare. Giù. Oh, Benny il poliziotto. E perso in mutande. ci stanno solo dolci. Penso la motore per in battaglia. Allora, facciamo subito i conti, l'attività eccetera, quindi ti devo dare direttamente 30. Aspetta un attimo. No, 30, aspetta. Ah sì, 30, perché sei la nostra fede, non paghi la casa. Ti do un attimo i soldi, signorina, siamo a posto, va bene? Happy Halloween, comunque, Happy Anche a Halloween. lei, mi scusi, ma il tempo non c'è stato per pensare a queste cose. Oggi abbiamo discusso di altre cose anche. Roger, concetto o scherzetto? Allora, lo scherzetto è che lei mi frega i soldi. Ogni giorno la devo pagare. Allora, signore, lei ha pagato le tasse e ha fatto tutto. Ma il tesoriere oggi ci sta. Purtroppo no. Quindi, se gentilmente riesce a darmi supporto morale, sarebbe bellino. Sempre disponibile. Faccio quello che posso. Allora, signor Ben, oggi c'è un evento particolare. Non ti spaventare, ok? Stai nella fase RP, ok? Non posso dire altro, capisci? Oh, che cazzo era? Una scimmia! Fra, ma hai sentito una scimmia? Amica, Ciao, ciao! Doge. Ma io, mi sa che Ciao. Oh, qualche mod sì, aggiunge. bra. Fra, sentite, volevo vedere che cazzo c'ha entrato. Infatti, secondo me qualche mod aggiunge le scimmie. No, è Turi, era secondo me. L'ho È sentito in infatti una diretta. scimmia. L'ho sentito in diretta oggi, ok? È una scimmia. E io che pensavo che fosse veramente una scimmia. Ma io ho posato le chiavi, Gesù Cristo, e questo viene qua. Fammi vedere che. Come state il Oh, giro? è tornato. Dai, vieni a prendere lo stipendio, marinaio. Ha lavorato, ha tagliato tanto No, ma legno ieri. te lo devi tenere. Ah, vero, tu paghi tutto con lo stipendio, hai ragione. Ah, solo Oh, una giusto. cosa, Turi, hai tagliato più legna possibile, vero? Ci ho provato. Fra, devi, se riesci, cerca di tagliare il più possibile perché poi hai da fare tanto come marinaio, gentilmente. Sì, Ok. sì. Se riesci, vai ora, taglia Sì, proprio a ma manetta. infatti stavo andando a tagliare un altro tipo di legna che lo devo impostare come uno stack. Ah, ok, vabbè, lo dico perché comunque ti consiglio di farlo, così hai il lavoro prima pronto, perché per oggi penso che i marinai serviranno tanto. Da oggi i marinai corrono, eh. Fai conto che io dipende quanto posso stare perché poi devo andare a studiare, cioè devo ripassare tutto. Studiare a quest'ora? Ma Sì, tu sei sì. scemo. Cioè, ho studiato un pochettino prima, però devo un attimo rileggere tutte cose. Però comunque ci sono. Vabbè, Vabbè, fai apposta. una bella cosa. Non fare proprio Ripassati. niente. Dove sei interrogato? Vabbè, dai, tranquillo. Ci sentiamo dopo, dai. Cioè, spero che riesci a stare il più Va possibile. Così facciamo tutto. Va bene? Dai, vai. Ti bene, va. Ok. lascio lavorare. Allora, tu ripagato le tasse. Vengi un attimo. Marino è. Ah, allora, tesoriere, senta a me. Sì, ma io già ne ho più di 10. Tanto lunghe. Quando è che posso, tra Ok, tu virgolette, ripagato. uccidere? Non so come funziona. E tu non ci ha pensato due volte a pagare tutto. Scusa, quale tanto Arriva, dove lento? l'hai imparato sta Che parola? Non si dice. capo, lei lo dice sempre, io imparo. Chi capo? Non si dice bocchina. Dice Vuol dire bocchino. che la bocchini mamma. E la bocchina Ho detto che mamma, c'è beh. qualcosa. Ma minchia, ma lì ve lo parli bene. La lingua degli dèi. Capo, se, assomiglia al dialetto della mia terra. Hai fatto un giretto a Napoli, mi sa, Felipe. Infatti lì stanno molte persone di colore, no, vabbè, dettagli. Quello devo fare. Comunque, Hello? Hello, cosciette Hello, coscette di di pollo. Ma pollo. perché lei non ha i pantaloni? Infatti, tieni, ti Ho regalo i più miei. dei soldi. Che cazzo fare sta roba?
pantaloni. Cioè, basta un colpo e esplode sta E mettila addosso, vediamo. No, vedi? Ancora resiste. Hai visto pure con... Hai visto? Aspetta, aspetta. Fammi via l'arca, aspetta. Oh, corri, corri, fra, corri. Via! Sto bruciando. Non siamo nel 1940, calmati. Cosa? Allora. Qui hanno chiuso momentaneamente l'attività, mi sa che la pignoriamo. Non ci sta un cazzo, non prendono niente. Oh, ehi! Netch. Ok. Metà degli Hai altri. visto questa armeria com'è bella? Mi piace. E mia armeria. Lo so. Grazie Deve essere finita perché è un mezzo. Facciamo un po' di RP dell'antico dio. quindi servono ancora tanto lunghi Posso mettere la skin? Mi scusi, signorina. Sì. Ma che sta Oddio. costruendo qui? La moschea. No, vabbè, tutte Cioè, è le blasfemia, mi Ma scusi. questa è blasfemia per la nostra fede. Cioè, lei costruisce una cosa per gli infedeli? Ok, e cosa mi droppa? È il mio lavoro. Oggetti e io poi ne Ok, faccio. sola. Diciamo che lei mette i soldi davanti alla sua fede. Questo è un oltraggio alla nostra fede. Dovrebbe fare 10 peccati Ave Maria. 10 preghiere Ave Maria, scusami. Non c'entra niente, Maria. Sì, io Hai faccio ragione. 10 10 Ave Antico Dio. peccati. Beh, anche voi mettete un po' i soldi davanti alla vostra fede perché per far arrivare i fedeli dite che non devono pagare le tasse, quindi, cioè, comunque non è che sia proprio. Allora, è uno slogan, che vuol dire? È uno slogan, io per i soldi faccio costruisco un'altra moschea. Lei ci crea la competizione. Vabbè, noi tanto metteremo le bombe qui. Va bene. Ah, Poi Sì, magari intanto la... mi pagheranno il doppio per farmi Esatto. rifare, per Sì, farmelo è tutto... rifare. Hai ragione, sì. Tutto Tutto business. business. Le può mettere direttamente lei così, appena firma, la No, sblocca. no, io non posso metterle perché poi dicono, se è fatta, se fosse, ha messo le bombe per farsi pagare di più, non va bene. Se la fate esplodere voi è meglio. Ha ragione, forse qua dobbiamo pensarci, signor Vescovo dell'Antico Dio. Espresso. Andiamo a Buon pensarci. lavoro qua. Buon lavoro, Ho signorina. scritto più altre cose che non so. Mi sbloccherà poi le ricette. Potrò creare. Bravo, hai fatto bene. Qualcuno l'aveva tolto, l'avevo già scritto. E l'ha tolto il signor Simon, l'arabo. E ha detto è stato quel pagliaccio del vescovo. Ma non ci sono oggi, Ciao, signorina. basta, Sì, quindi arrivano con le dopo. tartarughe ci faccio tre colpi. Ciao. Ma che bella, sei sempre più bella ogni giorno. Buonasera. A lei è sposato, signor Sito. Io, quando mai? Allora, signorina, venga con me, che lei è stato detto che vuole diventare un marinaio. Marinaio. Venghi, Una venghi. strega marinaio. Ma lei ha Ah, bisogno di un secondo lavoro. Poverina, lancia le stava... pozioni sulla barca, è bellissimo. Ebbene, no, tipo sulla barca. E fa creare una cerchia di protezione. Potrebbe funzionare, signorina. Ah, signorina, sappile che il venerdì prenderà il primo stipendio. Si prende 40 monete di rame a sessione. Ok? Ah, vero, devo dare lo stipendio Uno a Fred stipendio perché non umile. lavorava. Andiamo a registrare il suo documento, che lei finalmente è una pescatrice, è una marinaia, ecco. Vai, signorina, come la sta trattando il signor Gilbert il tesoriere? Mica ci prova con lei? Cosa? Ci prova? Ma lascia... Sai, è un po' vecchietto, ogni tanto dici sì, sei simpatico, cioè, sai, sua moglie è venuta a mancare da anni. Sente un po' solo il signor Giliberto. Possa capire anche lei. Purtroppo sua moglie è morta di sifilide. Ho sbagliato. Allora, signorina, andiamo a vedere dov'è il suo documento registrato, cittadina di Osiris. Come si sente parte di questa comunità? Si trova bene? La trattano bene, signori qui? Importante che la trattano bene, signorina.
Allora, lei da oggi ufficialmente è un marinaio, guardate, registrare anche nel documento fisico di carta, quello reale. Lei è la signorina, 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 dove cazzo? Ho perso il suo nome. Oh, Gesù mio. Ah, ecco, ah, già l'avevo messo, ok. Ah, l'avevo già messo. Bene, perfetto, signorina. Lei è ufficialmente marinaio. Giliberto sarà molto contento della sua presenza. Parla molto bene di lei. Dice che sei una brava ragazza, che ti impegni, ci tieni al villaggio, che lavora sempre tutti i giorni. Noi da questo ci aspettiamo, da donne come voi, coraggiose e lavoratrici. Mi dica. Ottima notizia, ho finito la sandstone. Quindi finché non mi ridanno la sandstone io non posso più costruirla quella roba. Come finita senza? Ho finito la sandstone. Finché non me ne danno altra io non posso continuare la costruzione. Quindi per ora è in stop. Vabbè, concentrasi negli altri lavori, no? Sì, quello sì. Vabbè, ma Però comunque è una no. buona notizia visto che la voleva distruggere. Ah, ok, sì, vabbè, effettivamente. Allora, aspettate un attimo. Scusatemi, devo fare una cosa fuori RP. Abbiate pazienza. Ah, Calogero. Sai perché non riesci a parlare? Perché io ti ho mutato. Prima che io ando qui mi faccio un Parla. A buchetti di. coglione, parla. Non si sente. Premi VD Valerio. Vai in device e seleziona il microfono giusto. Se hai il microfono giusto, forse hai premuto M. M è muto il microfono. Non hai premuto M? Hai messo il microfono? Ti piace la figa? Anche Pisello, vero? Hai visto, perfetto. Ah, hai detto. Ah, ok, sì, conferma, perfetto, mi piace. È un uomo di spirito. E non so come mai non ti si sente. Ah, ti sento. Oh, che succede? Hai visto, parlando di Pisello? Funziona sempre. Oh, scusi, signorina. Ha Ecco qua. qualche lavoro del comune che si deve portare avanti perché i miei clienti, il mio cliente non c'è. Ah, non ci sono i tuoi clienti? Ma è. Successivo alla moschea non c'è perché Gabri e non c'è. Allora, in realtà avevamo un progetto, però avevamo lasciato l'altro costruttore. Aspetta, mi faccio controllare la mia agenda lavorativa. Ah, ma è quella di Freddy. No, Five Nights at Freddy. Me l'ha fatto un fan. Penso di sì. Sì, è Ma è ispirata a Freddy. bellissimo, ora Sì, l'ho esatto, visto. però applicato sulla mia skin ci sta un botto. Sì, è perfetto. E allora, signorina, per attualmente per il comune non abbiamo fatto molte richieste di lavoro, però c'è una cosa che volevamo fare. Se lei riesce a buttarmi un occhio, ok? Gentilmente, perché non riesco a controllare tutto. Riesce a fare un giro per tutto il villaggio, vedere se tutte le strade sono complete. Se ci sono zone che mancano, faccia sempre di questo materiale e in base a quello che ha fatto la paghiamo, insomma. Perché Vado a vedere se ne ho. purtroppo, per esempio, qui guarda, vedi, non c'è un inizio perché costruendo non abbiamo tutto completo. Se riesce, Perfetto, va gentilmente. bene. Almeno questo perché è una cosa che dovevamo fare, ma mi sono dimenticato, va bene? Tipo anche qui, Perfetto. guarda, vedi? Manca anche qui. Sì, ma tanto questa la devo rifare, quindi prima di fare la strada aspetto di Ah, sì, rifarla. va bene. Allora faccia quello là che si faccia un giro un po' in giro. Dovrebbero esserci Perfetto. strade sicure. Se ha bisogno di andare in periferia un poliziotto, chiamiamo il signor Ben, va bene? Ok, poi vabbè, intanto devo mettere anche a posto il mio magazzino, quindi un po' di cose ce le ho da fare. Ah, sì, vero, signorina, io sono sceso giusto per controllare sempre che Sì, tutti no, devo fanno. mettere le casse Eh sì, nuove, metti le insomma. casse nuove perché le rischi che le rubano, ok? Per la sua sicurezza più che altro. Ciao, signor Sasdrubbele, devi pagare le tasse? Ok, venga un attimo. Nati, venga anche lei, venga. Che parliamo un po' di lavoro, un po'. Allora, lei mi deve fare un piacere, signorina. Io devo andare a Blackwater. Adesso ci andiamo, tra poco, non ti preoccupare. Allora, oggi il signor Gilberto manca, quindi abbiamo un po' di lavori da fare. Quindi sono un po' solo. Allora, prendiamo la documenti 2. Sì, ma toglimi proprio, cioè, toglimi 30 posti di cavallo. Non c'entra quelli di Nati, li paga lei personale. Sì, Allora, lei non paga la vabbè, casa perché è la cambia nostra niente. fede. 15, 30, 30 attività fa 55, 65, 65, 70, 90. Meno i cavalli che dobbiamo darti, 70. Vale
Ah, più lo stipendio che dobbiamo dare. Aspetta, aspetta, dobbiamo darti lo stipendio. Vabbè, prendili, prendili e devi darmi 40. Ok. Me l'ho dimenticato dello stipendio. Ma ti mi riesci a dare 10? Tieni lo stipendio. Daglieli tu, male. E chi ce l'ha? Ma devo portare il pallone. Ah, ho Ben, una cosa. Mi serve anche dove ti cerco. Adesso facciamo una cosa, aspetta. Abbiamo una piccola riunione da fare, va bene? Ora. Ah, ci sono, ci sono. No, no, dovrei essere qua. Okay, penso l'abbiamo fatto allora apposta. Ma devo fare qualcosa io qua con voi, io vado. No, se riesci un attimo a rimanere, volevamo parlare un attimo delle rotte. Vado che... a posare i soldi e vai, 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 ti aspettiamo allora. Allora, penso l'ha pagato le tasse. Andiamo a scrivere. Sì, sì, vai nello studio. Sì, sì. Ora arrivano tutte. Devi dare pazienza a tutti di arrivare. Ah, scusate, posso un attimo le chiavi del comune. Vede pazienza. Ha fatto ste porte, è un pessimo ingegnere. Allora, signorina, si accomodi al suo posto. Tra due, non questo, non il venerdì che arriva, il prossimo venerdì, fortunatamente possiamo sederci veramente. Posso fare un secondo di interruzione veloce veloce? Mi dica. Queste casse non si può fare la doppia cassa? No, non si possono, l'unica cosa che okay, ha. Però hanno più spazio delle normali. Sì, sì, ho capito. Volevo solo saperlo. No, purtroppo non si possono. Ok, va bene. Ah, se sì, ha bisogno sì, poi di altre casse in futuro, le vendono il fabbro queste qui, Allora, ciao Panzer. Essendo il miglior marinaio, lei oggi prenderà un po' il posto del signor Giliberto. Per la prima volta sarai il primo civile che siederà al posto di Giliberto. Quale onore? Quale onore? Del vecchio e sacro Giliberto. Solo per lui. Amen. Sì, ma la domanda, non ho capito. Mi sentite bene o no? Perché... Scusate ragazzi, è scappato un po'. Si sente bene, quindi, no? Sì, sì, la sentiamo bene. Ok, Ben, attenzione alle orecchie. No, zio, un po' ti no, sarò pronto, vabbè, giustamente, vabbè, se... mi metto qua, dai, a posto. Vabbè, sì, mettiamoci vicini, ok. Allora, vabbè, comunque, niente, siamo qui, chi è che manca, aspetta? No, manca nessuno, no, niente. Oh, scusate. Tu, diciamo che non fa parte. Scusatemi, la vecchiaia. Allora, signori, volevo parlare un attimo del villaggio. Il villaggio sta prosperando abbastanza bene, cioè il tesoro va sempre in crescita, non ci sono più perdite eccessive e abbiamo parlato un po' sul fatto delle costruzioni, eccetera. Attualmente abbiamo come investimenti pubblici sulle scoperte tecnologiche, la prima fabbrica che attualmente è ferma perché non possiamo. L'unica cosa che abbiamo come investimento è la stanza segreta del tesoro. Secondo voi c'è qualcosa da investire soldi, soprattutto il capo infrastrutture dovrebbe dirci qualcosa? C'è bisogno di infrastrutture nuove? C'è qualcosa che manca? Investimenti da fare per qualcosa in generale? Allora, io vorrei prima studiare meglio le mie tartarughe, perché devo capire quante cose posso farci con le mie tartarughe. Poi quando capirò... Ok. E io vedo che... Va bene, ma non c'entra con le infrastrutture quello. No, nel senso, non so come... Oh. Vabbè, capita, dai. Sì, sì, no, va bene, oggi non sto tanto bene. Morta quella donna delle infrastrutture. Hai perdonato, dai. Allora, vabbè, comunque niente. Allora, quindi luogo pubblico per luoghi pubblici, allora lasciamo stare. Era più per quello la cosa. Boh, io intanto sai cosa farei? Andrei un attimo la zona portuale per vedere un po' effettivamente se secondo voi mancano un posto. Andiamo a dare un'occhiatina. Dai, signorina, se vuole riposarsi per la sua attività, dopo ci sentiamo per il trasporto, va bene? Va bene, va bene. Andiamo.
Boh, andiamo a fare una passeggiata, raga, per renderci un attimo conto effettivamente. A livello difensivo, credo che siamo alla fine con gli allarmi e la torre d'avamposto siamo messi abbastanza bene. Infatti Villaggio prospera parata proprio comunque. da un bel po' di tempo, quindi magari forse per questo Vabbè, forse anche siamo perché rafforzati meglio, diciamo. sì, un po' rafforzati meglio. Abbiamo visto che qui dietro comunque la città si sta espandendo anche verso quella zona. Infatti credo il centro storico dovremmo farlo finire fino a un certo punto e intanto inserire altri cartelli. Forse mancano quelli, dovremmo chiedere alla signorina di fare cartelle indicazioni. Dovremmo mettere un nuovo quartiere qua dietro. Sì, effettivamente dobbiamo Sì. dividere, tipo magari da qui in poi inizia un nuovo quartiere. Ma la struttura che stai facendo Ciubecca, a che punto sta più o meno? Allora, è ferma con quella struttura, adesso sta facendo delle strade Anzi, qua nuove. non è più il centro, questa zona qui Sì, quando da qui in poi non è più il centro, secondo me. siamo. Vabbè, Sembra poi centrale. parlo con la signorina costruttrice, vediamo. Dobbiamo inventare, cioè dobbiamo creare un nome per questo quartiere. Sì, poi va bene. Intanto qua, vabbè, abbiamo Chiudere il parco. l'armeria. L'armeria, abbiamo. La situazione comunque sta migliorando in generale. No, più che altro sì, dobbiamo secondo me fare un po' i cartelli anche di là sistemati. Cioè, lì vanno bene, solo magari farli un po' più carini. E anche qui inserire nuovi cartelli indicazioni, perché poverini, le persone non capiscono dove si spostano, eccetera. Comunque la città si sta espandendo ed è giusto che sistemiamo un po' di Sì, cose. ci sta, è giusto così. C'è sempre bisogno. C'è sempre bisogno di migliorare, insomma. Questo è poco ma sicuro. È il Boh. nostro motto questo. Sì, assolutamente. Poi niente. Stazione. Allora, vorrei parlare un attimo. Vabbè, giustamente il povero Panzer, il marinaio, non può sapere effettivamente cosa ha bisogno del nostro ammiraglio. Stazione di polizia, tutto ok, no? Avete quasi tutto. Siete ok con cibo, armi, Sì, siamo cose. anche fin troppo bene per ora. Diciamo, ci sta un po' viziando, dove ci sta. Ok, invece per le armi da fuoco abbiamo fatto una Oh, chiacchierata. dove c'è posa questo fucile No, da stiamo fuoco? mostrando, abbiamo un problema tecnico. Il signor Asdrubale, come vedete, a volte guarda si inceppa, guarda. Non va. Quindi dobbiamo un Si è po' migliorare. bagnato. Vabbè, questo è un prototipo, quindi ok. Però dobbiamo un po' migliorare la questione di polvere da sparo. Abbiamo fatto Sì, piccole però al tempo scoperte. me devi farmelo controllare. Aspetta. Salve. Ciao, chi è lei? Mi Salve. scusi, da dove Sono un viene? viaggiatore da molto lontano. Ciao, viaggiatore, che ci fa qui? Volevo vedere cosa avevate in questa città. Ah, quindi sei un mercante tipo? O non Sì, so. una specie, diciamo così. Allora, venghi, puoi Posso venire. lasciare qui la Sì, mia. nessun Sì, problema. tanto. In caso dovesse sparire. Dove sono? Lei ha Tremo. Vabbè, sì. un'area familiare comunque. Non lo so, l'ho messa già da qualche Ma parte. sì, sbaglia sicuramente. Un profugo. Profugo. Chi è? Oh, ciao signor Felipe. Un Da dove cazzo compagno. sbuchi? Da dove Davvero? cazzo è sbucato, Felipe? Ma È stupenda sta cosa, ho una domanda. Lui è un uomo ragno? Oh, È un cecchino. fratello, fratello, arrivo, È un cecchino prosciutto. lui. Oh no! Oh, porca troia. Ma stai attento. Comunque, venghi, se può venire, venghi. Non Ma chi è lui? Oh. so, è È un. Dice che è venuto un da mercante. molto lontano, Un dice. fratello? Io non ho fratelli così. Non vorrei offendere. Però è che si è spaccato le gambe per saltare da lassù. Mi stai insultando per il mio colore della pelle, mi scusi. No, c'è della pelle. non è. Ho tante cose, proprio la pelle non c'entra proprio niente. Vabbè, io, guarda, Il solito storico di mia la moto. ospito al villaggio, venghi. Venghi di qua. Venga, signore. Allora, come mai è in viaggio? Cosa la porta, insomma? Per offrire Sì? a varie isole abitate, mettiamola così, delle nostre, come dire, quello che noi facciamo. Ah, ok. Quello che noi Però attenti costruiamo. che comunque in quest'area ci sono i pirati e faccia molta attenzione. È molto rischioso stare da soli. È un No, non consiglio. ho così tanta paura dei No, pirati. no, Ah, lei è un uomo coraggioso, vedo.
Un uomo coraggioso può far parte di Osiris allora. Bene, va bene. Ciao signorina. Signorina, sì. Avevo un'altra cosa. Cosa? Come si chiama la mod delle casse? Iron Chest, ok. Cosa mi doveva dire? Allora, dopo, appena finiamo una cosa, lei intanto vede per la questione delle strade, ha anche un altro lavoretto da fare, che è molto fondamentale per la città, va bene? Ci sentiamo tra una ventina di minuti in casa, 10-15 minuti. Intanto io metto a posto le mie casse. Va bene, non si preoccupi. Ciao ragazzi. Se non mi trova sono o lì sotto o in giro a sistemare le strade. Va bene. Mi scusi, non ho... È un marinaio. Mi stava per dire. È un marinaio molto... Era il benvenuto. Sì. Allora, vengi, questa è la nostra sala riunioni, possiamo parlare qui così nessuno ci disturba. Allora, signor Felipe... Scusate. Lui è il nostro capo polizia della sicurezza, lui adesso è vice ammiraglio, sostituisce il nostro ammiraglio navale. Quindi se magari dopo vuole scorte o qualcosa, non si preoccupi, ci sono loro che... Non c'è problema. Va bene. Lei è il signore? Io? Sì. Allora, io sono il doge di questa città, rappresento questo paese a tempo indeterminato per varie leggi e per tutto quello che è successo. Siamo una serenissima repubblica mercantile, noi siamo proprio le nostre fondamenta si fondano proprio sul mercato. È gioco di parole, cioè direi. Grazie. E dica, vai, può continuare. Voi quando viaggiate? Sì. Con cosa viaggiate? Con delle barchettine? Sì, quella là che ha anche lei. Anch'io? Sì, quelle roba sono abbastanza lente, scarse purtroppo. Ma purtroppo non... Allora sì, mi sento osservato. Cosa? Lei è la ministra delle infrastrutture, quindi... Mi sento osservato. Cosa? Felipe, ma che sta facendo qua? Ma perché è nudo, signor Felipe? Non ho paura di girarci, ma te... Signore... Non ci faccia caso, il signor Felipe è un po'... Molto curioso. È molto curioso, è sudamericano, ok. Comunque che stavamo dicendo? Ma perché lei è sul tavolo? C'è il mio tavolo. Non vedo l'ora che si fanno le sedie da sedersi, ti giuro. Sì, anch'io. Ok, ti giuro, vedi questa persona? Porco Dio, mi... Ti siedi? Normale, grazie. Allora. No, perché ho problemi. Allora. Metti qua vicino. Metti qua vicino. Io mi devo mettere forza qua, quindi sono stato niente. Se volete, non vorrei sporcare il vostro tavolino. Vabbè, salga, vai, lei salga. Okay. Almeno mi sentite tutti bene. Va bene, comunque, che stava dicendo? Sì, noi abbiamo... Dicevo, voi avete quelle barchettine, giusto? Sì. Sono piccole, possono portare un massimo di 2 persone. Sì, per il mercato sono molto lente, infatti stavamo cercando uno sviluppo, ma non sono nelle nostre capacità. La cosa più importante non è che sono piccole, ma non potete manco avere delle armi. Anche, questo è vero, con gli assedi dei pirati è difficile scappare da loro. Ma queste non sono armi come, cioè, non so, qui vedo una spada. Tipo come questa, dice? Ma questa tipo... Molto meglio. Addirittura? Signora Sdrubbe, le sta ascoltando? Ma come dire... Non è che vi fa soltanto un piccolo... Felipe, ma... Ok che sei vescovo. Se devo odiarmi, scusi. Ma si mette qualcosa addosso. Va bene, se metti qualcosa addosso. Ok. Per educazione, almeno non siamo da soli. Ci siamo delle scarpe, vabbè. Ma voi siete senza pantaloni e parlate pure, cioè. Ecco, io so. Mancanza di soldi. A parte. Vabbè, comunque, dica, continua. Queste armi non fanno soltanto, che ne so, dei buchini qua e là. No, ma più che altro, guarda. Dei buchini, ok. Le faccio vedere, guarda. Non sparano nemmeno. Hanno problemi tecnici. Vedi, l'arma che io posso proporre insieme ad anche delle imbarcazioni molto, come dire, più grosse. Sì, molto ampie, dai. Funzionano queste armi.
il contrario di quelle. Sono molto più... Possiamo vederle queste cose? Sì, possiamo vederle. Potete vederle. Ok, andiamo in un posto più adeguato? Ok, andiamo. Se ha della roba per noi, noi siamo molto contenti di... Oh, ok, grazie. Questo ne vediamo dopo. Va bene, va bene. Mancheremo bene anche. Tranquillo. Sarà poco alto, ma come dire... Qualcosa che interessa a me, qualcosa interessa a voi. Va bene. Intanto mostraci tutto quello che vuole. Dove andiamo? Di qua, venghi, venghi. Che è meglio. Ecco, qua forse è meglio. Le sposto un attimo queste cose. Vorrei dare proprio a lei. Sì, va bene. Vabbè, tanto questa è un piccolo omaggio. Wow, che cos'è? Sembra una vela? Sì. Cosa ci si fa con una vela? La puoi mettere su una nave e va più veloce grazie al vento. Esatto. Vai da me. Non mi dite da dove l'ho tirata fuori. La vedo un po' qualche problema. Sì. Dai, con calma. Non si emoziona. Oh, oh. Non mi chiedete da dove. Ma che cos'è questa roba? È bellissima. Un colore rosa. Stile doge, diciamo. Stile doge questa qua. Può farci vedere cosa fa, com'è? Questa nave. Ok, dietro non posso andare. Sì, sì. Ah, possiamo? Cado però. Devi premere tasto destro. Come avete fatto a sedervi? Tasto destro. Come sempre. Mi sa che questo... lascio il posto io, Nati, vai, vai. Venga, venga. Nati, vai sulla barca. Tasto destro. No. Tasto destro, Gesù Cristo. No, perché il dito giustamente non si non nel nome di Dio. Nel nome di Dio. Wow. Nel nome del grande Dio. Ma che figata. Bellissima. Sono anche molto veloci. Hanno una velocità. Molto, molto, molto bella. Oh, guardi Felipe, vai, vai, vai Felipe, facciamo la gara, vai, facciamo la gara, vai, vai Felipe, corri, corri, vai. A parte questo... L'ha fatto. No, no, Felipe, no, si cade. Oh, aiuto. Sei tu. Ok. Aia. Però continua. Non devi avvicinare molto, diciamo. Fa abbastanza male. Ok. No, no. Ok. Terra. Wow, sono sceso proprio sulla terra, fichissimo. Come si fa? Shift. Vado a mostrare un'altra cosa. Sì. Wow. Ma questa è una dei nostri fucili a miniatura. Fatela... Facci vedere come funziona, no? Ah, ok, aspetta. Beh, effettivamente... La munizione è un piccolo imprevisto. Un piccolo imprevisto. Sì. Ok, ora può. Comunque, Doge, non so lei, ma direi che questa sarebbe un'ottima nave per noi. Sì, ma questa nave ci permetterebbe finalmente di avere magari sicurezza. Voglio vedere il funzionamento del cannone. Sì, infatti, il nostro armiere vorrebbe vedere. Scendete, signorini, perché è pericoloso. Mi raccomando, di non abbattere la città. Nati, scendi dalla nave. Guardate con molta cautela. Mi sa che non solo le mie armi hanno funzionato. Posso salire? Chi? Sì, Panzer, infatti ti devo dire. Ecco. Sì, bravo. Vai, vai. Faccio io? Sì. Ma un po' difettose, oddio. Oh my god. Ma io la voglio, signor capo. Stiamolo con Felipe a destra, dai.
Mettiamolo come. No, no, Felipe, stavo scherzando, no, Felipe. Diciamo che sì, Felipe, lei ma... vuole che è tanta la sua abilità. Sto capendo, no. Chi è che sparava prima? Qua. Questo Felipe, no, ma è pazzo. Ti tolgo già. Chi guida, quindi adesso. Ma non funziona. Questa è una mira, guarda, faccio no, questa è una mira, guarda. Questa è una mira. Questa è una mira. Sì, ottima mira. Beh, siamo inesperti, mi scusi. Oh, come si scende? Non riesco a scendere. Scusate, c'è stato un problema di emozione. È un po' troppo emozionato, dai. Fuoco! Come finiti? Ma porca troia. Erano prototipi. Vabbè, comunque interessante, molto interessante. Io vorrei acquistare uno di questi cannoni, capo. A me potrebbe interessare qualcosa. Dica. Venghi, venghi. Parliamo di affari. Quasi emozione, dai, può dire qualsiasi cosa. Per questa tecnologia cosa vuole? In cambio? Chiedere qualsiasi cosa. Ma scusi, lasciamo la barca incustodita. Chi vuoi che la prenda? Che la prenda? Non c'è un qualcosa che può custodire. Come si prende la barca? Non esiste. Sono dei pantaloni in mare. Per evitare che qualcuno di inappropriato le usi. Mettila sotto, che nessuno la prende. Qua sotto, vieni qua. Ma no, chi la deve prendere, scusami? Ma nessuno la può prendere. Uè capo, ti prego a piacere. Lascia qui. Prego a piacere, capo. Ma non so se mi avete capito. Oh, lasciala qui, Gesù Cristo Santa, che ci serve. No. Mi dica, cosa vuole in cambio comunque per questa tecnologia? Avete degli ingegneri per caso? Se vuole le faccio fare vedere io qualcosa. Ok. Non la vedrà nessuno. Non ho capito che stanno parlando sopra. Che detto? Stanno fanno delle persone molto curiose. Le spie. Vabbè, comunque niente. Se vuole le posso mostrare una cosa che abbiamo scoperto. Aspetta. Andiamo. Ho parcheggiato la bacchetta. Lei è interessata all'ingegneria, giusto? Sì. Ah, senti questo rumore? Allora, può chiudere un attimo gli occhi e fermarsi qui? Sì. Ok. Ciao un po'. Ce lo viene, lo uscite voi? Ah, eccolo l'ingegnere, aspetta. Oh, giusto, manca a farla qua. Ma è giusto in tempo. Allora, ho controllato nell'azienda, c'è l'ingegnere. Abbi pazienza, ora arriva. Che cazzo hai fatto? Ingegnere, venga qui. È arrivato un nuovo uomo interessato a una tecnologia, venga. Che schifo sto meccanismo. Vada. Venga, signore. Oh, che cazzo. Allora, qui c'è un uomo un mercante che vuole fare uno scambio tecnologico con noi. Lui ci ha insegnato una cosa e vorrebbe in cambio una tecnologia dell'ingegneria. Vuole parlare con te. Parlate. È un ingegnere, giusto? Alla Madonna. Sì. Che prezzo. Potrei, non so, vedere qualcosa. Va bene, ringrazio. Ok, aspettiamo qui, aspettiamo che lei dica che è pronto, ok? Eccola qua. Vedi? Quando non vuoi più persone come lui che sono molestie. Ok. Oh no, Felipe, no, scenda. Taglierei il pisello questa macchina. Scenda. Vabbè, comunque questo è quello che è la nostra ingegneria. Attualmente abbiamo conoscenza.
La merda. Ma ti serve per trasportare cose. Sì. Una cosa molto interessante, mi dovrebbe, come dire, servire. Sì, se le può servire, magari si può anche contrattare, so. Allora, lei ci dia quella tecnologia e noi le diamo la nostra tecnologia. Cosa ne pensi? Sì, ci sta. Quindi l'ingegneria, questa è la nostra ingegneria, poi non so, magari voi sarete più bravi. Con questo lei avrà una quantità maggiore di informazioni aggiuntive. Ora le do anche un libro, un attimo, con le informazioni e le ricerche che abbiamo fatto. Ecco qui. E qui in questo libro ci sono scritte tutte le informazioni sull'ingegneria. Tutto quello che abbiamo accumulato. Buongiorno. Buongiorno. Ho fatto una cavolata. Ho fatto tutte le chiavi per una sola cassa e ho sbagliato. Ora le do. Aspetti un attimo, arrivo. Vabbè, capita, dai. Allora, comunque, questa è la nostra tecnologia in scambio della sua tecnologia, va bene? E li ritardo anche questi. Cosa? Oh, grazie. Altre quelle. Perfetto, perfetto. Oh, è stato molto bello fare con lei, signor sconosciuto. Venghi. Ma questa si beve? Perfetto. Ma io ma sì, funziona. Venghi, aspetta che non sento bene. Venghi. Per i suoi ingegnati, ok? Sì. Lì hanno tutte le cose, però la porta l'ha rotta con un piccone. Sai cos'è? Sono arabi. Gli arabi ragionano così, un po' strano come popolo. Ok. No, sono loro fatti in questo modo strano. Pensavo che... Ah, direi che il nostro scambio sia stato abbastanza giusto. Era lì, giù. Vabbè, ma puoi prendere qualsiasi, vabbè. Vabbè, non voglio... Qualsiasi cosa voglia fare, anche in futuro, visto che conosciamo altre civiltà adesso, che a noi fa tanto piacere, per qualsiasi scambio commerciale la possiamo rivedere? Sì, mi farò vedere io ogni tanto, faccio dei giri... Perfetto, l'aspetteremo, va bene? Va benissimo. Grazie mille, buona giornata e grazie ancora. A voi. Buon viaggio. Andiamo. È stata una grandissima scoperta. Adesso che abbiamo quei tipo di cannoni, possiamo analizzarli io e l'armaiolo, così vediamo. Beh, sì, effettivamente sì, venite. Perché aspetta, non so se succede. Ah, no, aspetta, no. Nel momento che si è spiazzato non si può rompere più con gli oggetti. Faccio una magia, dai. Aspetta, sì, hai ragione. Ma le barche le può fare? Chi le può fare le barche? Le barche le fa il meccanico carpentiere. Tieni. Ecco qui. Questo dobbiamo conservarle per... Aspetta. Ma produrle in massa. Peccato servono le navi per poterle usare, credo. Sì, mi sembra di sì. Ma dov'è l'Ender Chest qui? Ecco fuori, giusto. Mi ero dimenticato. Ok, ho posato le vele per il futuro carpentiere e studiarle. Niente ragazzi, la signorina, adesso finalmente abbiamo una barca normale, possiamo trasportare persone e possiamo finalmente fare le cose fatte bene. Quindi, alleluia! Felipe, lei oggi diventerà vice ammiraglio, quindi si ha del tempo che per dare. Cosa vuol dire? Felipe. Asdrubale, scusami Felipe. Siete tutti qua di voi. Sto brutto a caso. Asdrubale. Lei ha bisogno che oggi faccia un po' il vice marinaio, ok? Tra 10 minuti dobbiamo andare sull'altra isola, sia per pagare le tasse, sia perché la signora ha bisogno di trasporto. Un attimo a vedere questo cannone. Vai, va bene. Ci trovate in armeria. Va bene, andiamo a parlare. Vado a parlare un attimo con la signorina Ciubecca io in casa. Dove ci rivedremo? Al porto. Dov'è la signorina? Questo è un lingotto. Ah, signora, scusami. Le do le chiavi.
Ah sì, grazie. Aspetta. 5 me ne servono perché una l'ho fatta. Scusate ragazzi, abbiate pazienza. Vengo qua. Troppa gente. Signorina. Ecco. Ma scusa, ma chi ti ha detto di entrare da te? Mi restituisco, vabbè, quelle... Signor Calogero, che sta a fare? Deve pagare le tasse, lo sai. Venghi, venghi. Sì, andiamo, andiamo. Lo sa quanto devo pagare? No, andiamo a vedere adesso. Nemmeno io. Aspetta, fammi ritornare in modalità nonno Gesù Cristo. Allora, che stavamo dicendo? Come va la farming? Ricresce tutto? Veloce? Sì, sì. Sta riproducendo anche qui. Ho un piccolo problema nel negozio, però sì. Ha risolto i problemi del suo negozio? Sì, dovevo prendere uno stack di grano, di semi. Come ne ho messi 30 nel negozio, mi sono usciti tutti. Bravissimo. Diciamo che lei ha le capacità giuste per fare questa roba. Esatto. Un po' esagerato prendere quell'arma. Ho sbagliato chiave, ma te le rendi. Allora, lei ha la casa col signorino, quindi deve pagare 5. Qua con il terreno e la sua attività sono 5, 30 più il terreno 40. Un terreno non lo pago, giusto? Eh? Un terreno dico non lo pago. Sì che lo pago. Campo. Ancora non c'è quella roba. Ok, vado a prendere i soldi. Cioè lei mi ha fatto prima fare con me. Ma lei è scemo, l'aspetto qui. Signor Doge, io ho tagliato della legna, diciamo, ho rifornito un pochettino il mio negozio. Dico, mi dica che cosa devo fare che io mi metto in una cosa. Io ho tagliato un pochettino di legna, comunque ho messo un pochettino di legna. Ah, ok, quindi lei è libero? Quindi sì, se... Ok, ci vediamo tra 5 minuti al porto, proprio. Quindi si prepari con le sue vesti da marinaio. Sì, no, io già qua. Ah, ok, perfetto. Allora puoi aspettare un attimo con me, poi andiamo. Aspettiamo... Okay. Hai capito chi è? Allora. Eccolo qui, sta arrivando. È bastato poco. Ma tanto lo... Dobbiamo andare a Blackwater. Dopo mi dovrei costruire io un altro campo. Aspetto a... Le serve un altro campo? Aspetta James, sì. Aspetta James che me la costruisce. Ma James dove? Morto penso. Ma James chi è? Ah già. Joey. Ma sabato è venuto perché... Ma perché non è venuto? Cioè quando deve venire non viene. Tuo cugino è storto. Sì. Vuoi attaccare qualcuno, signor? No, nessuno. Adesso vi farò vedere cosa faranno adesso i marinai. Saranno molto, molto importanti. Io tra 10 minuti penso che devo andare, quindi... Pace anima sua. Esatto. No, non si butti, non si butti. Quindi devo ampliare i suoi campi, fa bene. Qui bisogna... Sì. Andare. Ma perché non si compri nuovi negozi e mette più prodotti in vendita, mi scusi? Che lei è ricca. Chi lo dice che sono ricco? L'ho visto. Pensi che non sappiamo chi è ricco o meno? Ne dovrei comprare un altro per il cane da zucchero. Il signor Azebulari. Ah, a proposito, fammi vedere un attimo. Venite un attimo con me, tanto. Ah, ma tu hai pagato le tasse. Giusto. Vabbè, io vi faccio vedere. Devo vedere se devo un attimo lavorare. Il mio stipendio da marinaio. Vediamo. Sì, tanto. Prima ho visto. Ogni tanto vedo se mancano cose. Ok. Scusate. Oh, qualcuno ha comprato qui. Che bello questa cosa. Comunque mi piace tantissimo. Allora. Quindi sono a posto. Cominciamo i veri negozi. Sì. Bene, dai, a posto. Vabbè, comunque se avete bisogno sono qui le strutture. Ok. Se avete sempre bisogno. Signor Turi, ha una cosa poi, un'altra cosa. Deve iniziare a fare tanto bambù. Ok,
Ok. Tanto la crescita è molto veloce, quindi... Ah, ok, no, inizia a farlo per il semplice fatto perché... servirà, le assicuro che servirà tanto, anche quello. Ho fatto un po' i conti, ho visto varie cose e serve. Anche perché in realtà dovevo cambiare dei mobili della mia casa con il bambù, appunto. Se mette questo di qua uno, io vado subito. Ok, metti uno cosa? Questo. Lo compro e sono... compra. A uno lo deve. Adesso scemo. Ciao signorina. Ah, può comprare se deve comprare qualcosa. Vabbè. Signor Turi, lei quanti livelli ha? Io. La Peppino 18. Vabbè, mi può fare un favore? Io devo rinominare delle chiavi, ok? Però non ho più livelli. Pensa lui, tranquilla. Dammi le chiavi, signorina, dai. Le nomino io per te. Questa, cioè, allora, ho l'incudine qua sotto. Ah, vabbè. Vedi lì, allora, le chiavi. Questa deve essere pietra. Allora. Pietra, ok. Vai. Devo fare le altre due, un attimo. Passo. Aspetti che vado a fare le altre due. Vabbè, andiamo anche noi che tanto dobbiamo andare di là. Ah, smetti. Ma fa che problema. Da lontano però veramente sembra una scimmia. No, è che io ho mangiato la pizza e mi sono lasciato la bocca. Non penso che la scimmia faccia così. Esatto. Allora, per un dettaglio. Piante. Ecco qui. E fu. La passo? È a terra, a terra. E fuffa. No, ho sbagliato, ok. Oppure vario, non so. No, l'altra vario. Parola non l'ho capito quando ho scritto vario. Ecco. Grazie. Ok, perfetto. A posto. Attento che se la vede qualche fabbro enchanter con questa... No, l'ho pagata! Ah, ok. Non sono andata a comprarmela. Ah beh, io avviso sempre perché sennò si arrabbia. Cioè, la denunciano. Buon lavoro, signorina. Noi andiamo... In caso non dovesse vedere marinai e me, stiamo andando all'altro villaggio a riscuotere le tasse e a fare delle cose, ok? Perfetto. Comunque sì, se facciamo Felipe vice ammiraglio esplodeva tutto. Ciao Turi, venga. Signor Vento, venga. Sì, stavo vedendo da lei. Signori, ciao. Siete pronti? Se non ho panzer? Se non sono pronti. Vedete, questo è abusivo. Non è abusivo. Tutto pagato qua. Ciao signorina, sei pronta per il suo primo viaggio? Sì o no? Ma la signorina è già stata. Ma adesso viene in veste da marinaia. Ma la marinaia? Sì. Ecco qui, signorina. Ecco noi, signorina. Signorina, ecco la sua roba per da marinaio. Grazie. Signorina. Allora, a parte tu hai il pisello. Tieni. Ok. Grazie. Aspetta, questa che ora devo. Quando dopo confischeranno tutto qua, è tutto abusivo. È un po' pazzo quello. C'è, come si chiama? Dove? Cosa? Il suo comportamento, mi scusi. Cazzo. Che hai detto? Non ho capito. No, a lei diceva. Ho trovato il libro con anatema, non so che serve. Anatema, è anatema. Asdrubale, le dai, venghi. No, va bene, allora partiamo senza di te, dai. Ma
Ah, lo stesso, panza, lo prendono questi. Sì. Vai, vai. No, non sento niente con la pioggia. Io no, c'è Madallo, quindi che si farà? Padre, non sento niente con la pioggia. Arrivederci, soldati. Signor Doge, vado a Halloween. Un bel cazzo, mi piace. Dobbiamo andare di là proprio per questa. Fermo, ormai li devo aiutare io. E infatti non so perché tutti sono salite. Raga, scendete. Io sono sceso. Vai, sali. Buon viaggio. Scusatemi. Chi è che deve venire dietro? È Stella dietro, che è il nuovo marinaio. Deve fare la sua prima esperienza. Oh, si lancia, si lancia. Ah, tu vai a dormire, giusto. Buonanotte, Calogero. Calogero, prendi prima il film. Buonanotte, a domani. No, già preso, tutto il negozio. Comprate, eh? Spero che hai messo più di 7-8 stack. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, Calogero! Ciao! Calogero, ciao! Oh, che veloce, ragazzi! Realmente possiamo parlare come persone normali quando viaggiamo. Esatto. Comunque, ciao signorina, come stai? Ma quanto va? Vedo che le signorine rispondono sempre. Stavo parlando con me? Con tutti quanti, come state? Come va la vostra? Allora, signorina, cosa ne pensi di questa prima esperienza da marinaio? Ma potete sparare con l'arco? Sì, ci si può difendere. Sì, ma non si capisce niente. Sì, non sai bene dove spari. Provo col fucile. Se premete il muscolo E, vi apre. Senti, ma ti devo fare una domanda off. Qual è l'inventario della nave? Capito. Dimmi. Ma veramente non spara bene o è... Cosa? Il DMR. Ma dov'è il cannone? È al posto di Turi, dovrebbe stare. Dove è andata? Non lo so. Tu riscendi? No, aspetta, fermo. No, attimo. mi fermo. Non c'è, raga. Scendete un attimo. Porco! Scendete. Vai. Oh, scendete. A stella, shift. Shift. Okay. No, non c'è. L'abbiamo perso. Com'è possibile? Aspetta, fammi vedere. Aspetta, fermi un attimo. Ho detto di non lasciare le cose impulite. Ma no, non si può rubare. Cannone. Si è buggato, mi sa. Scendete e risedetevi tutti come prima. Vai, sedetevi. E ora è apparso. Va bene. Senti, quindi il DMR spara o non spara veramente? DMR spara, ma rispetto all'aereo va bene, un po' più range, sì. Però dico, non è che si inceppa veramente. No, era RP, fra. No, perché... Ok, no, vabbè, lasciamo stare. Era per fare RP? No, lo so. Ecco, cazzo me lo chiede a fare. Comunque... Vabbè, questa nave, questo è il massimo che trasporta, questa è la nave più piccola. Poi veramente... Sì. Comunque, veramente, che chi ha scelto i colori è veramente un male. Io l'ho scelta rosa. Che bel colore, signor. Ha visto subito hai cambiato idea? Ma siamo arrivati. Aspetta, fammi vedere se la si leva. Aspetta, prima di scrivere. Che voglio dire che non si leva per sbaglio quando lo colpisci, fammi vedere. Allora... Era una modalità creativa, sono guarda, un coglione. Guarda, stanno le mie tartarughine. E adesso le dovrò uccidere, piccoline. Ok, aspetta. Solo 4, devo capire cosa fanno. Tanto facciamo la coppia. Gesù Cristo. Ti levi questa nave del merda. Devo prendere l'alga con queste. L'alga sta qui a mare. Che cazzo è andato il cannone? Non è un'alga proprio, è un tipo di alga diversa. Ti metto sulla nave? No, buttami a me, devo buttarlo. Ecco, lo sbaglio, posso di eliminarlo, l'ho droppato. Aspetta, fammi vedere. No, non si può togliere. Ma si era buggato. No, non si può, guarda. Puoi fare quando vuoi, non si leva.
Niente, vabbè, se è buggato, dai. Andiamo, andiamo. Questa cosa andiamo a vederla. Bellissimo. Posso lavorare qua? Ciao, signor Raken. Sì, ma questo è il laboratorio di cose? Aspetta, ho letto una cosa qui. Mi scusi, ma che ora, cazzo vendere? Ma ne lette carte dopo? Sì, ho letto. Bellissimo. Ah ok, vedi. Guarda, siamo noi sciocchi. Allora, dov'è questo granaio? Lei ci ha detto di venire qui. Ecco. Dove? Vendi, vendi. Ah, ha fatto tutto su? Vediamo. Se... ok, mi dissocio. Deve tirare la leva. Ah, devo tirare. E che ne so, lei ha scritto questa roba e non l'ho fatto. E comunque mi dissocio assolutamente live, porca puttana. Dopo cancello sto messaggio. Vediamo. Che figo. Wow. Ma lei è un genio, signore. Sei fortunato che gli ingegneri sono nati il giorno scorso, perché sennò sarebbe stato multato per illecito. Poi tutta questa roba come si raccoglie? Madonna, ovviamente, no. Ovviamente Panzer rovina tutto, giustamente. Ma non permettere degli hopper. Non c'ho la licenza. Infatti pensavo ci fossero gli hopper. Signore, cosa del suo? È buono così, buono. Ti conviene scavare un piano. Ma ti serve qualcosa di ingegneria? Che ti serve? No, in realtà per il momento puoi fare così. Ah, perché se vuoi gli ingegneri adesso ci sono, ne abbiamo due. Vieni, vieni un attimo qui. Ti do la roba, vieni. Boh, sono venuto anche a riscuotere le tasse. Sono 15, 25, 35, 40, 50. Meno 40? Ah, hai ragione, 10. Ma dove vieni? Non vuoi comprare niente? Non vuoi comprare niente? Non vuoi i soldi tuoi? No? Ok, almeno aspetto l'altro. Che cazzo ce l'hai i soldi adesso? Sono solo pochi. Comunque sì che ho già visto quanto è bello. Ah, mamma! Sì. Vieni, guarda. E il laboratorio no, non ti è piaciuto. Guarda, senti. Non smettere di fare il tuo lavoro. Quando ne stai accoppiando? Tutte. Ah, 10 si deve pagare. Venite un attimo, venite un attimo. Ma dov'è l'altro costruttore? Mamma mia, quante uova. Costruttore, lei ha finito la sua azienda alla fine? Ho visto che ha sistemato. Ancora no. Non si mangia zucca? Ah, ok, sta finendo di sistemare. Ho visto che non hai chiesto lavoro oggi, ero preoccupato. Per ora non mi sente. Vabbè, immagino che stavi facendo quello e questo. Perché per ora ce l'ho. Non te sa tutti? Gabriele, sì. Però non mi serve, però... Oh, buon Halloween, ragazzi, buon Halloween a voi, buon Halloween. Ah, è cambiato qua. Ah, comunque mi devi dare 25, 35. A posto, ho pagato le tasse. Come va la situazione qua, sceriffo? Mica ci sono state viste di pirati? Nessun disturbo? No, per il momento niente, tutto. Ok, posto. Perfetto, bene. Qui si può sindaco. Troppa gente. Allora, se dovete fare richiesta per il passaggio sicuro, mi date una moneta. Se vi servono passaggi, richiedetelo sempre ai marinai. Anzi, imposteremo degli orari. Dobbiamo impostare degli orari. Questo dobbiamo parlarne al comune poi. Ecco cosa dobbiamo fare. Signor sindaco, posso spiegare un po' di rapporto per fare la strada? Aspetta un attimo. Che non accetta. Non ho capito, scusami. Vorrei
potremmo fare sia la stazioncina di polizia. Non serve. Ah, okay. La stazione non serve perché comunque ci sei solo tu, è un po' inutilina. Le strade sicuramente, Master Tiranno. Faccia le strade e la paghiamo. Prendo una pala di merda e pali. La puoi fare, sì, falla in... anzi, vieni qua, questi sono i soldi del comune, giustamente. Vieni qua, la pago già. Tanto le devi fare con la pala, quindi mi costa poco, tieni. Ti pago queste monete. Ma le hai presi tu i soldi? No. Io non capisco perché camminate nei posti sbagliati al momento sbagliato. Ok. Posto? A posto. Perché c'ho ancora questo in mano io? Ok, a posto, abbiamo fatto qui. Signorina, le serve qualcosa a lei? Signorina? Venite qui. Sì, sì. Se le serve il cibo, le conviene comprare qui. Ci sono patate fresche cotte, 20 monete, non è male. Io compro se... Io le patate infatti le prendo sempre. Raga, mettiti nel letto a dormire. Oh, Nati, vieni qua a dormire, per favore. No, è poi il punto di spawn. Vengi, vengi vicino a me, ti faccio una bella cosa. Oh, sì. Mi hai rubato il letto, comunque. Vabbè, uguale. Ah, questo. Che combinato? Sei là? Ho sbagliato a scrivere! Ok. Ah? Ho sbagliato! Non fate casa. Ho comprato un po' di patate. Devo dare io soldi al comune. Pensa la prima volta. Ah no, aspetta. Devo dare... Se ho comprato le patate 20, avevo 10. Devo dare 10 monete al comune. Vabbè, signorini, dovete fare altro voi? C'è qualcosa in particolare? Io sono venuto a riscuotere le tasse. Ti ho pagato già per le strade, te, vero? Sì. Andiamo, aspetta, fammi vedere qui. Questo qua... Quindi quando è... Niente, faccio... Master Tiranno, vieni qua. Ti faccio un regalo dal comune, visto che qui è ormai il mercato. Quindi quando posso fare le armi? Tieni. 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 Per le costruzioni ti faccio questi regali. Ci sono degli scheletri. Vale. Oh, che cazzo. Dietro la struttura grigia, mezzo di legno, ci sono due scheletri. Non ho capito in che senso. Nati, che dici? Due scheletri dietro la struttura grigia. Salutameli. Eh? Salutameli. Ma io non posso morire. Guarda, guarda. Sì, la revolver e il pompa. Tieni, c'è un regalo per te. Questo per te. Tieni, tutto cibo. Sì, panza. Per ucciderla, ecco, proprio con la spada, nel senso che ne è uscito 4 a caso. Sì, purtroppo le devi uccidere. Vieni di qua. Ci deve essere un'entrata. Eh? Ci dovrebbe essere un'entrata. No, l'entrata è qui davanti. Ah. Dove? Gia, da oggi posso farle. Dove sono le tartarughe? No, dove sta? Oh no, attenta alla schietta alle uova. Non salire sulle uova. No, non so.
E uccide. Aspetta, dietro ce ne sono altre. No, ti stai per andare sulle uova. 10 volte, tipo. Ma come? Qua, uccidile qua. Qua, qua, qua. Ma devo uccidere io? Dammi sta spada, te la uccido io se ti fanno pena. Sì, mi fanno penissimo. Ah, che pena ti devono fare? È un gioco. Non tutte. No, pure. Ma ha dato solo esperienza. Non droppano niente? Ah. Aspetta. Perché non mi ha droppato niente? Lo so, avanzerà spesso, vedo proprio io le tartarughe. Non droppano niente. Ma devi ucciderle per droppare, vero? Mi sa di sì. Spagna mi aveva pure detto una cosa droppava. Ah sì, vero, droppa. Erba acquatica mi ha dato questa volta. Ma non danno sempre quella roba, quindi. Ma? Sì, va bene, Scogna. Ma perché danno solo erba acquatica? Allora aspetta, fammi vedere. Ma allora è inutile. No, è impossibile, dovrebbero dare alta. Aspetta, fammi fare le cesoie. Non penso le cesoie. Ce li ha, prova. Dammila. No, non funziona. Ma scusami, come fa? Ti dai dalle palle? Acqua ne danno solo pure esperienza, penso. Scusami. Tartarughe. Non le uccidere tutte, che lo so che hanno fatto le uova. Farm tartarughe Minecraft. Io non sappiamo come si fa la roba delle tartarughe. Io te l'avevo detto che non sapevo come funzionava. Ma io vedo che droppano tutti. Questa è la forma automatica, ok, ma io voglio vedere. Scegli il formidabile dual mobilità. Con luce puoi. Non droppano niente, strano, cioè droppa l'erba acquatica. Solo fino al 31 dicembre. A parte ti conviene farla automatica sta roba. Cioè parli con l'ingegnere e te lo fai fare. No, ma dovrebbero droppare comunque, aspetta. Non ti ha dato un qualcosa di meglio? No, solo erba acquatica mi dà. Scusami, ma se io vado nel... Me lo dà lo scudo? Dove? Aspetta, madonna mia. No, vabbè, vale, lascia stare. Se non... Possiamo anche cercare un'altra volta. Non devi ucciderle, Nati. Vedi? Quando le piccoline, quando un cucciolo di tartaruga diventa un adulto, rilascia lo scudo. Capito? Quindi non ho capito. Non devi ucciderle. Devo aspettare che nasce il cucciolo? Sì, devi praticamente aspettare qua che le tartarughe diventano grandi. Quindi ti conviene farla automatica.
Oh, che bordello! Sì, Nadia, vieni qua e usciamo da qua. Ecco io, proprio. No, aspetta. Ti conviene fare l'automatico, ma andiamo da Wolverine e chiediamo. Vai, è uscito. Ma le tartarughe non corrono, non fanno bene. Ok, quindi bisogna fare la mia prima farmacologia. Sei obbligata, sì. Ma qua scavalcano, fanno un... No, almeno. Non sto uccidendo. Oh, che bordello, non ti facciamo. Oh, che rimbalzo. Oh, mamma mia. Alleluia. Sono i mal di testa. Le uccidi, vabbè, però. Per quello devo parlare con l'ingegnere. Eh sì, perché dovresti stare qua e raccoglierli quando li droppano, capito? Vabbè, comunque dobbiamo tornare a casa, no? Andiamo dall'ingegnere, andiamo a fare una chiacchiera. A sdrubbale, inizia a preparare la nave. Le uccide, però. A sdrubbale. A sdrubbale. Ma sai che ti dico, comune vado a comprare le patate. Ah sì, anch'io voglio le patate. Ma ce l'hai, ti ho dato un sacco di roba. Pane. Ah, è tutto mio, sto cibo. Ti ho dato un sacco di roba addosso, Nati. Ah, ma è mio? Sì, te l'ho regalato io. Ma la patata è bruta, che me ne faccio? Devo cuocere. Eccomi qua. Ho fatto cose nuove sulle tartarughe. A sdrubbale. Che le pin... Non uccidi i cuccioli, poveri. Mamma mia, che bello. No, non devi uccidere i cuccioli. Devi aspettare che diventano tutte e lasciano il loro vecchio scudo, cuscio, e ti danno lo scudo. Per droppare uno scudo che ti fa respirare sott'acqua, da quel che ho capito io. Vabbè, a sdrubbale lo lasciamo qui, andiamo. Ma come? Guido io oggi. Signorina Stella, le venghi? O se ne rimane qui? Signorina? Vieni, Stella, vieni. Ma chi è che è venuto con noi? Eravamo qui. Ma eravamo full. C'era forte Turi. No, non mi dico. Sì, c'era Turi. E com'è? Ah, beh, lasciamo qui. Ma non ho capito, quindi le posso creare già da mo', vale? I cannoni? No, le pistole, no. Senta la vena. Ero tra i miei pensieri. Perché non rispondi, no? I cannoni, certo che le devi fare. Ma sempre dobbiamo commissionare prima l'ammiraglio. Sì, devi farmi sapere. Dico le revolver. Le revolver? Sinceramente adesso non ne vedo il bisogno per noi. Preferisco prima i cannoni. Ok, però in generale posso farlo. Sì, le revolver, lo shotgun, i cannoni. Adesso è sbloccato tu, okay. come costruzione. Ok, c'è solo un problema. Cioè? Il pompa non funziona. Come non funziona? Sì, abbiamo provato, non... Come ti posso dire? Il primo colpo spara, perché ho ricaricato spara, il secondo non viene proprio caricato. No, ma li spara due, tutti e due insieme, fra. Dico, poi non ho più colpi. Quando ho zero colpi e voglio ricaricare, non va. Capito? Ma a me non mi ha dato sto problema. Vabbè, poi vediamo, sti cazzi. Però era vero per te. Ho comprato delle patate, penso che le do ai poliziotti, sto modo. E così mi vuoi rovinare il business. No. Perché io compro un po' tutto per i palizzotti, anche i marinai. Adesso possiamo ammirare demolizioni in corso. Sì, mi hanno chiesto di far finta che non esistono, perché sì, devono un attimo sistemare quell'area.
Ah, siamo ritornati, ragazzi. La nostra patria. Ai ai ai. Que, signor Doge, penso che la vela sia un pochettino... Ma solo lui la sente, nessuno stava usando la vela. No, no, prima... Prima la sentivo pure io. Ma noi non la stavamo, solo la stavamo parlando. Ah, dei Wolverine è di qua. A sta cazzo di vela, oh, si sente dappertutto. Ah, sei zitto, è sempre fastidio. Wolverine. Buongiorno, ingegnere. Ehi. Ho bisogno della mia farma automatica di tartarughe. Lei sarebbe capace di progettarla. Una farma automatica di tartarughe. Lo fare io. Va bene con me, Speranza Santa. Allora, intanto venga qua che il comune le regala questo per il suo primo giorno di lavoro. E te allontani, Giuseppe. Vieni qua. Ehi! Allora, praticamente le tartarughe devono lasciare una specie di scudo. Scudo, non so come si chiama. E il guscio. E con questo guscio ci creo... Allora, dobbiamo mettere le casse nell'armeria. Abbiamo già comprato e tutto. Per quanto riguarda i lucchetti e le chiavi... Fabbro. No, questo qua, grazie. Mi dica adesso. Mi serve una chiave. In che senso serve una chiave? Ma... Signor Doge, se mi permette io vado tra i miei pensieri. Cioè, vado a dormire. Sì, sì, vai, vai, tranquillo. Bene. Ciao, capo. Che Dio ti benedica. Anche a lei. Ah, ecco. Mi sente? Sì. Le chiavi? Non ho capito cosa le chiavi. Per la prossima sessione le scrigni. Ma che hai comprato altre scrigni? No, ho perso. Non la voglio adesso, tanto a breve sacco. Come perso? Come hai fatto a perdere la chiave? Niente, ieri mi sono incontrata con il pratico Creeper. Non dire più o meno quanto vale, no? Perché gli devo pagare anche i materiali, o no? Grazie. Prego, signorina. Sa com'è, con i creeper si divertono. Fa male. Vale, vale. Dico. Io devo pagare anche i materiali che servono per costruire... No, ma devi pagare mai il pirata lì. Il pirata? Sì, ovvio che devi pagare tutto. Tu c'hai un cuore, mangi qualcosa. Sì. No, no, ma... Grazie. Allora, aspetta. Quindi, perché lui ancora non sa come funziona la farma di tartarughe, io ho detto per la prossima sessione guardo un video su internet. Ok. Non ho capito. E quindi io devo pagare un casino, perché non solo lui lo progetta, ma... appunto, lui non è materiale. Ma vede il video e ti dice quanti materiali servono. Poi te lo dice. C'è Simon qua, che ha fatto la cassa di ingegneria, però non mi ha dato le chiavi. Ma non è che l'ha messo all'altro posto? No, vedi, c'è proprio scritto ingegneria qua. E non c'ho... Ma non le ha messe in un posto dove le prendete tutte e due? No. Vabbè, comunque niente. Tanto non serve per ora per forza. No, no, aspetta la prossima sessione, dai. Così hai il tempo di studiartelo. Vabbè. E ovviamente sì, io allora ti devo commissionare anche tutti i materiali. Vabbè. Quindi anche se non li hai fa niente, tu mi dici... Cioè, anzi, facciamo il contrario. Magari mi informo io per materiali suoi, io non li compro. E per la prossima sessione te li do già pronti, così poi inizi a costruire quello che è. Oh, sta facendo un ottimo lavoro qui, vedo. Visto? Mi informo io se... Bello, bello. Vai, vai. Aspetta. Come si esce? No, me li prendi, per favore. Bravo, tutti. Si, fallo di ok, a posto. Io, fammi vedere chi è che non paga le tasse. Devo controllare questo. Lo fai tesorire anche oggi. Mm-hmm.
diviso. Allora, questo fa 20. Allora, libro delle tasse. Master tiranno e hanno pagato. Manca stella. Mi è venuto un po' mal di pancia. Signor Christian, ah, visto che lei non può comunque usare le casse eccetera, non ha molto lavoro, lei non può fare il suo lavoro da nether? Sì, però il piccone che ho è letteralmente mezzo spaccato e non posso ripararlo perché c'è tre livelli. Eh no, ma non serve quello, più che altro la cosa che cercano tanto sono i stecchetti di blaze lì. Ah. Principalmente... cosa volevano? Aspetta, vieni con me, vieni. Tanto essendo che non c'è più il mercante, ce n'è solo uno. Cosa che è meglio, sinceramente. Vieni, ti faccio vedere. In che senso ce n'è solo uno? Daniel l'ha tolto. Ah, non è più... ha fatto l'ingegnere insieme a te per aiutare te. Ah. Così, magari se uno ha dei clienti riservati, fa anche quello. Ok. Vabbè, intanto visto che comunque... ha un po' di tempo da dedicare. Ecco, anche questo mi sa che servirebbe, sai? Questo. A me non sono solo minatore, non sono. No, no, i ruoli sono uniti adesso. Ah, ok. Vabbè. Cioè, ora si chiama esploratore e prende tutto. Praticamente lui mi aveva chiesto che aveva bisogno tanto di i stick di blaze. Servono tante, okay, per tante cose, quello principalmente. E poi deve vedere. Non so se riesce. Devi trovare anche uno spawn di blaze, perché blaze ci serve per la create. Ah, è vero, sì. Eh sì, se riesci a fare una ricerca, almeno tu che comunque sei un po' più bravo come player e non muori come uno scemo. Gentilmente, okay, se ci vai tu, portati uno coso di oro e sei a posto. Ok, va bene. Va bene, almeno... perché ci serve veramente tanto e c'è l'unico esploratore rimasto praticamente. Vabbè, vado a prendere le cose in oro e vado. Vabbè, perché tanto non hai da fare, giusto? Mica hai da fare? No, non c'è nulla da fare. Ok, a posto, meglio. Che ne abbiamo veramente, veramente bisogno. Oh, Felipe! Finalmente abbiamo un esploratore che ci prende robe dal Nether. Mamma mia, qualcosa... qualcosa fa qua. Poi che altro, essendo che comunque il fabbro fa principalmente Daniel, secondo me ti conviene a te dedicare più tempo per il Nether e per l'ingegneria a sto punto. E lui fa per il fabbro e l'ingegnere. Vabbè, sì. Eh sì, perché tanto comunque... tanto praticamente, cioè, il fabbro, come hai detto tu, lo fa principalmente lui. Quindi... eh sì, è meglio, capito, perché almeno vendi uno i prodotti per te. Quando si tratta di ingegneria lo fate insieme, perché a volte lui comunque fa il poliziotto. Quando lui va a fare il poliziotto che va in giro, lo sostituisci a sto punto. Okay. Tanto comunque Fabbro adesso non avete niente da fare, siete a posto. Ingegneri dovete appunto aspettare. Vai bene. Vai, intanto in caso poi, casomai ti faccio fare la lista da Gilberto, le cose che servono. Ok. Casomai okay. Poi ne parlo con lui, va bene? Va bene, quindi nel Nether servono... tanto i blades. Più che altro dobbiamo scoprire i blades. Se trovi qualche spawn, dobbiamo cercare un modo di farli spawnare sempre. Va bene. Ma non esiste qualcosa che può prendere... ah, quella cosa... non c'è una cosa che può prendere solo spostarlo un po' più vicino a noi? Non esiste, vero? No. Ah, ok, amen. Vabbè, non fa niente allora. Vai, vado a cercare allora. Vai, va bene, a dopo. Che devo fare? Aspetta. Ah, stella, devi pagare i tassi. Fammi scuola dei tassi. Eh no, sì, mi hai ricordato. Tu che sei ricco. Oh,
Ah, settimana prossima che dobbiamo fare? Quando verrà. Sembra che Nadia sta un po' malino e non c'è. Carla, è inutile farlo. Facciamo il fatto degli orari di trasporti. Scoperte per la nuova tecnologia. Vabbè, questo abbiamo fatto praticamente. Tutti quanti l'abbiamo fatto. E niente. Te la do, per esempio, per amici. Oh, no, mi ha rotto i miei pantaloni preferiti. Sai cosa succede che mi rompe le mie cose? Erano già rotti i pantaloni. Ora mi dai tutti i soldi che hai. Dov'è Strubale? Ah, Strubale è qui dentro. Ah, sì. Ok, oggi comunque non eravamo tanti, eravamo 3, 14 su 30. La sella, cioè per il cavallo, Meme queste cose. se mi sono ricordata. Ho per la signorina. Dov'è la signorina Stella? Non la vedo più. Hai visto la signorina Stella? Mi No, non l'ho vista. sa che è sul negozio. È da un po'. Ho visto il suo nickname, ma poi è sparito. Ciao signorina. Allora, per la sua felicità, l'esploratore del Nether, quello più bravo, è andato a cercare la roba. Oh, stavo perdendo, stavo divagando. Ah, e poi un'altra cosa, lei deve fare ancora. Deve pagare le tasse. Ok, aspetta. Che posto di merda si è buttato? In effetti, mi diverto a nuotare, a quanto pare. Vabbè, a posto. Allora, niente. Comunque, come marinai, hai visto cosa si fa? Più o meno. Sì. Principalmente si trasportano persone, merci, poi possono capitare battaglie navali, quindi faccia sempre attenzione. Ok, vado a prendere i soldi e vengo a pagare. Va bene, l'aspetto al comune, allora. Va Ma la carne è la più fuori, tra virgolette, quindi nessuno compra il pesce. Ai. Oddio, più o meno, io non vendo quasi mai pesce. La gente preferisce prendere o tipo le patate, le verdure o proprio la carne la più cuore. Ah, è stata lei, intende. Sì, all'inizio lo vendevo solo crudo, poi mi hanno detto che non lo volevano crudo, allora lo cuocio pure. Eh sì, allora mi Sono un più dispiace bravo da tanto. tesoriere, posso dirlo Le anche alghe da solo. che appunto vendo anch'io mi faccio ricca combustibile, quindi non è molto dispendioso. Vabbè, come si dice? Cuocerlo. Allora, sono 250. Sto scherzando. Sei un po' spaventata, eh? È sempre lo stesso, signorina, lei ha solo l'attività, quindi 25. Sì, pensa che da venerdì in poi. No, 25, perché 35? Ah, ho capito, 35, Ah ho no, più che altro 30 effettivamente all'affitto. Lei praticamente da settimana prossima, lei avrà sempre 10 monete e pagherà tutte le sue attività e la casa. Capito? Perché lei avrà lo stipendio marinaio in 40 a settimana, a sessione, scusami. Quindi io le devo sempre 10 monete, quindi va sempre a guadagnare.
Ma è bello fare la marinaia, vero? Dai, buon lavoro e non si perda di nulla. Dov'è quello del Nether? Cosa? Chi è che aveva preso cose del Nether? Ancora non le ha prese, è andato in giro, stava vedendo. Ah, ok, ok, ok. Va bene, arrivederci. Dobbiamo parlare con il sindaco, il Giorgio, perché dato che l'altro settore non c'è, magari inizia qualcosa. Niente. Allora ci serve un numero. Purtroppo la farm... altro la farm di tartarughe lo deve costruire l'ingegnere, se no deve richiesto che costruisca lei, ma appunto lo deve fare l'ingegnere. Ma io non ho idea di come funzioni l'ingegnere. Vale, eccolo qui il doge. Che c'è? Non ha nessuna commissione per la signorina, perché sennò se ne va in ferie. Avevo una commissione, ma avevi detto che sistemavi le casse. Ho sistemato. Ah, ok. Un po' di strade. Ma lei ce l'ha il tempo, giusto? Sì, non ho più niente da fare. Hai letto la notizia? Adesso tra 15 minuti vado a dormire, però. Anche per le volte, intanto. Non ho capito, scusa. Sì. No, niente, che alle 11 stacchiamo, quindi ormai. Ah, ok. Sì, ma chi vuole alle 11? Chi ha detto alle 11 stack? Lei, Ciube, anch'io alle 11 stack. Ah, ok. No, comunque va vale, letto che le tartarughe stanno morendo. Vabbè, sti cazzi, no, no. Tanto, te le sistemano, venerdì. Insensibile. Ma è insensibile a me, lo dici tu che le hai chiuse lì dentro e fai accoppiarle per fare i tuoi sporchi por... No, no. Ok, venghi allora, signorina. Boh, vabbè, allora, visto che devi andare tra poco, non la obbligo a fare qualcosa. Più che altro le faccio solo vedere a meno per capire. No, no, mi dica che così la prossima volta così mi porto avanti. Ah, ok. Non ho niente da fare, mi sa, neanche per la prossima volta, perché se non riescono... Se Gabri non entra e se non riescono... No, no, venerdì ci sono tutti. Vabbè, fa niente. Oggi mancava il signor Giliberto perché aveva una visita, sai, lui è vecchietto e ogni tanto deve farsi delle visite mediche. Allora, vedete che ci sono questi qua, solo che non mi piacciono fatti così, cioè volevo qualcosa di più carino. Sono cartelli di... Tipo il lampione, diciamo. Sì, sarebbe già meglio, ma più che altro sono indicazioni, ok? Se vedi di qua, indica che noi siamo al centro storico, e se è di qua, vai al quartiere del fiume. Ti spiego, il quartiere del fiume è tutta questa roba da quest'altro lato, ok? Ok. Quindi vuol dire che di qua, da tutti e tre i ponti... Vedi, ci sono uno, due e tre ponti. E tre ponti si va al quartiere del fiume. Sì, ci vorrebbe un cartello del genere, ok? Che uno dice quartiere del fiume e viceversa dice centro storico, ok? Ok, sì, sì. Poi di qua invece c'è per la periferia di Osiris. Se vedi c'è il cartello. Periferia e centro storico. Sì, è solo che vengi di qua che le faccio vedere un'altra cosa, giustamente. Di qua c'è l'altro cartello, che giustamente chi va dritto per dritto poi non sa dove andare, giusto? Quindi volevo questo cartello qui. Questo cartello. C'è un altro che dice appunto, di qua dice dove si va, e di qua dice dove si va, praticamente. E basta, sono finiti. Perché da qui inizia, questa è già la periferia, quest'area qui. Ma tipo un'indicazione che tipo da dica dov'è il mercato? Anche sì, servirebbe anche quello. Vedi qua anche c'è un cartello che dice proprio periferia Osiris. Che c'entra nuovo? Chi l'ha scritto questo? Periferia Osiris, vedi? E qua dice dietro dove andare per il centro storico. Da qui è proprio il fulcro della periferia. Tutto periferia quest'area. Va bene. E poi un altro cartello nuovo perché abbiamo sbloccato un nuovo quartiere. La città sta crescendo tanto. Abbiamo sbloccato un nuovo quartiere, quindi. Dove lei proprio sta costruendo la moschea. Vogliamo dare un nuovo nome a quell'area, che ancora non l'abbiamo deciso. Però ti faccio vedere il punto preciso dove inizia.
Allora, per il mercato il problema sai qual è? Che non abbiamo una strada effettivamente come entrarci. L'unica strada normale è dall'altro lato praticamente, sì. Dalla mia attività. Sì, praticamente. Faccio vedere che è da questo. Dai, c'è, ho notato Dimmi. questo. Oh, perfetto. Vabbè, ma questo lo deve vendere al mercante. C'è un poliziotto, c'è uno Gambia al molo, certo, Non ci sono poliziotti, era qui. Allora, le faccio vedere. Allora, magari il cartello per il mercato possiamo metterlo qui. Che magari indica verso di là. Non so dove lo vuoi esatto, mettere può precisamente. farlo. E No, poi. magari qua all'incrocio, qua all'incrocio. Ah, sì, va bene, sì, ci può stare. E poi un altro cartello. Non so come poi. Non so come puoi sistemarli poi. Poi vedi tu. È un altro cartello che indica. Da qui in poi, precisamente. Qui, proprio questa, su questo. Che qui inizia il nuovo Niente, quartiere, che poi daremo il nome. ti stavo chiedendo se Qua in posso chat mi comprare. consigliano quartiere arabo. Perché ci sono i fabbri e c'è la moschea. Beh, effettivamente ci potrebbe stare, però quartiere arabo è un po' troppo generico, ecco. Infatti. Magari potremmo chiamarlo con un nome arabo, effettivamente, il quartiere dedicato a loro. Si potrebbe fare. Poi, vabbè, ci facciamo venire idee. E venerdì ti dico tutto, va bene? Vabbè, Bene, questo era, perfetto. diciamo, più che altro. Ti metto la torcia così ricordi. E niente, volevamo fare questo praticamente. Per il luogo pubblico tutti i cartelli e le strade. Ma le strade già fatte? Strade dovrebbe essere già fatte tutte. Ah, quindi non ci sono dovuti i ritocchi. No, qualcosa, no, qualcosa ho fatto e per quello che ho, cioè alcune strade le ho fatte Ah, e ok. quindi 35 Gnarina è diventata un po' costosina, famosa. Ormai chi diventa famosa. per restare. No, ma è tutto calcolato, cioè non è che Ah, fatto a ok. caso. Dico, ormai sei diventata Perché ho dovuto un'imprenditrice. prendere della pietra che non avevo più. Ah, Un ok, cobblestone. ecco. Lei è diventata una brava imprenditrice. Era un complimento comunque. Allora, più che altro un giorno faremo proprio le strade fatte bene. Per ora dobbiamo arrangiare questo Infatti il materiale. signor John Pizza si stava. Non mi voleva dare. Al momento non mi voleva dare la cobblestone perché mi diceva, però per fare le strade la cobblestone è orribile. E tu dici che la prossima volta che ti lamenti viene il doge. Vedi come ti dà le cose subito. Allora. Io ho detto il dolce mi ha ordinato così. Allora. La pago, signorina. Ecco qui. Questi sono i soldini. Perfetto. Allora poi, quando entri, se vuole fare prima le carte. Vabbè. Le indicazioni stradali, penso che ci metti anche meno tempo. Sì, vediamo. Aspetti, me lo segno sul mio quaderno che così Sì, me giusto. le ricordo. In caso penso che venerdì comunque venerdì ha tanto da fare perché c'è il signor Giliberto, confermo. Oggi mancava purtroppo, doveva per forza mancare. Non voleva mancare, penso, ma doveva per forza. Va bene, perfetto. Allora, detto questo, signorina, le auguro una buonanotte e un buon riposo per il lavoro di questi giorni. Va bene, grazie. L'influenza araba. Hai Aspetta. preso le Dammi. cose? Alla fine cosa Questo. sei riuscito a prendere? Ah, solo questo, Blaze niente? Cioè, Niente. non ho notato nulla di Blaze. Ma quindi secondo te dobbiamo spawnarli? Aspetta, facciamo una cosa, aspettate Sì, mi sa un che attimo. Bene, vieni con me, confermo. bene, vieni con me, bene, fammi compagnia. Non viene, mi sa, Che siamo andati Sì, ma fino andiamo. a Vieni un attimo giardino. con me, venite. Tutte e due, così almeno Wolverine ci dà la conferma. Perché c'è un problema di distanza. Cioè, secondo me per i Blaze dovremmo creare un altro portale, tipo. È Così l'unica magari. alternativa. O Sì. portale o vedere come sistemare. Voglio prima prendere informazioni da Scogna.
Ah, non passiamo da qui, aspetta. Dove cazzo? Scendete, vedi venite, che venite. È 100 metri, stavo. Ah, ma c'è solo Martina qui, aspetta. No, niente, andiamo indietro. Pensavo ci fosse Skognan. Vado un attimo. Ah, vabbè. Ah, qui non c'era... Che cosa dei pirati, tutto cazzo da finire. Ah, sta arrivando in casa. No, niente, stanno... Non so perché stanno togliendo, non ho capito cosa. Cioè, l'hanno... Prima era gigante, l'hanno smantellata. Oh, è perché vogliono fare, penso, proprio l'avamposto per le battaglie. Per questo. Ah. Per le future battaglie. Salite. Ha detto Scogna che sta arrivando. Mettiamoci dall'altro lato che Scogna viene da. C'è un problema, ragazzi. Un anno. Come fantasma. Ah, no, non avevo attivato, non avevo attivato le vele. Ah, che bello. Ma il Blaze a cosa servirebbe poi? Tipo? È fondamentale per tante cose. Per questo dobbiamo un attimo. Mo' arriva Scogna. Ditagli che sono un attimo in bagno appena arriva qui. Ok. Come va la vita? La vita è come un gelato, però poi si scioglierà. Però mamma mia, che poeta, che poeta. Grazie, grazie. E niente applausi. No, basta, basta. Sì. Oh, si avvicina una uno sconosciuto. Ehi. È uno sconosciuto senza faccia. Capito. La vita è così. È una chiavica questo. Un posto. Non mi posso dire. Ah, è sottomuto. Ah, ok, va bene. Ti dico che okay, che sia bene. capita anche mio zio di 70 anni. Che c'ho avuto questo problema. Ok, ecco. Ma ti ha appena detto che non può udire, cioè è così stupido. Cosa? Che è successo? Come so per... Dov'è Scoia? Ancora non è arrivato? Ha detto stava arrivando. Mi sa fa... Non lo so. Molto rosa, molto rosa la nostra nave. Come piace. Ah. Guarda, meno male che hai detto che arrivava. Non c'è più. Mamma mia, che poeta. Che poeta che sei io. Hai visto. Come il secondo lavoro però questo, dai. Almeno può darsi che vendo qualche libro, visto che con la mia attività di merda non vendo niente. Ma non so, vedi che Nati sta per fare la prima forma automatica. Può essere pure che servono il miele. Poi dipende. Sarebbe anche loro. Sto a farmare da 4-5 sessioni. Nessuno compra un cazzo. Ma la cosa che vendi di più sono le candele, comunque. È quello che si vende. Fanno bene a non comprare niente. No, scherzo, sto scherzando. Non mi picchiare. No, scherzo, niente, nulla. Ripeti quello che hai detto? Che fai benissimo a vendere. Ah, bene, ora sì. Non sa che sedere. E sei anche un bravissimo poeta. Ah. Comunque, cioè, dove cazzo mi siedo in pratica su... Sarà per terra, tipo? Sì, ho imparato ma c'è un sedile, tipo, cioè niente. Aia, che male a culo. Ho fatto la figa nel... Eccolo. Ho imparato a volare, quindi. Ma su serio? Sì. Guarda che... Tipo così, guarda. Voli, visto? Voli così, visto come voli. No, questa nave di merda. No. Scusate, l'ho fatto apposta. Oh, sì. Ma voi l'avete trovati, scusami. Allora, vale, dovete soltanto visitare... Sì, ma dovete soltanto visitare il Nether, perché dovete trovare le fortezze. Ma hanno esplorato un casino loro, da un bel po', da 6 settimane. Abbiamo cambiato portale, comunque. No, non dovete cambiare portale, perché i blocchi qua sono 8 nel Nether. Cioè, 8... Un blocco sono 8 passi nel Nether, sì. No, è il contrario. Un blocco nel Nether sono 8 qua. Ah, ok.
E quindi, quindi dovete visitare il Nether, non dovete fare un altro portale qua. Boh, dobbiamo vedere, perché hanno detto che hanno, cioè tipo Panz che ha girato un casino, ha detto no, proprio trovato un cazzo, è stato tipo ore e ore. Purtroppo da quando hanno messo tutta quella roba nel Nether, cioè quel fatto che è diventata una merda. Ma se è difficile trovarlo al secondo... Ma che ha trovato no, la fortezza, ma quello dei Piglin. Ma serve Blaze comunque. Sì, devi cercare ancora, comunque li trova. Appena trovo una fortezza avete trovato quello che scusami, per i Blaze. Per i Blaze devono trovare. Martino non ti sente. Ah no, vabbè, sì, su Discord. Me l'ho dimenticato. Ma scusami. Per i Blaze, una fortezza, quanti ne trovi poi di quei cose? Non ti pare, perché ci dovrebbe essere il spawner di Blaze. Ok. Ma ce ne sono. Cioè, una fortezza ne puoi trovare 3-4 tipo. Ma ne trovi tanti di Blaze nelle fortezze, vale? Ah, ok. Nelle fortezze sono tanti. Lo sappiamo, Scogna, comunque è difficile trovarle, è quello che stiamo dicendo. Sì, vabbè, normale. Fai conto che siamo andati nel Nether, credo, 10 sessioni, è un cazzo abbiamo trovato. Cioè, è andato Panzer. Non è che sono andato io, che magari non sono esperto. Ma secondo me devo, sai che conviene, Ben? Devi fare una bella esplorazione con i poliziotti nel Nether e cercare. Ah, tu sei pazzo. Io perdo tutto. E va con l'armatura di te. Mi proteggo io. Con l'armatura di rame. Vado. Vabbè, intanto torniamo a casa allora. Ah, c'è una cosa, torniamo a casa. Quelli li trovate, vale, a quello quanto. Vabbè, perché più che altro è importante per la cripta, anche per questo, capito? Guarda, possiamo andare anche ora se è per questo. Se è per questo. Oh, pollo, no, aspetta un attimo. L'ho lanciato io, che Guarda, ma cosa, ma sprechi il cibo? Ma posso allontanare la visuale con la nave? Sto facendo anche io, sto fatto, avevo avuto la stessa idea. Dimmi. Cosa? Sto facendo anche io ora. Se stai sulla nave, premi la rotellina, ti allontana la visuale. Avvicinati. L'anima stessa cosa. Ah, aspetta. Cioè, veramente. Ho detto, se premi... hai visto? Porca puttana. È molto meglio così, eh. Potente. Damn. Andiamo nel Nether, dai. Signor Doge, andiamo nel Nether. Andiamo. Facciamo compagnia. Sì. Andiamo tutti nel Nether, dai. Alla ricerca del Blaze, questa missione si chiamerà. Alla ricerca del famoso Blaze che non troveremo mai. Perché moriremo tutti. No, io sono immortale. Non è vero. Sei l'immortale, sì. Va bene. Nel dubbio mi porto le armi di merda. Perché mi sento così forte adesso? Non lo so. Con le mani. Il microfono. Con le mani. Meno male che la nave non sbatte. Capo, vai, perché ci vado un po' troppo avanti. Capo, potrei raccogliere, capo. Capo, metti la fianca lì, brava. Ascolta, no. Capo. Mi dica. Ma com'è possibile una libreria cesellata a 30? Me l'è fuori di testa. Come 30? È impossibile. Penso 20, 30, non mi ricordo. Comunque faremo una missione tutti insieme ora. Alla ricerca di Blaze, praticamente faremo. Infatti poserò tutti i miei oggetti, te lo dico. Porto solo le patane e l'oro. Ok. Ci serve. Fammi vedere. Vabbè, aspetta, ragazzi. 20, mica 30. Ma allora, visto che stiamo arredando l'azienda, comunque è per la città. Facciamo per 10, me ne da 2. Quasi, vai. Posa le cose tue che hai trovato nel Nether, sennò va a finire che le perde. Se vuoi te ne faccio 15, 2. Cioè, ti do 10. Ognuno 15. Mi dai 30, te ne do 2. Poi mi dici dove vendere i materiali per la farm, così poi li ordino. Ma facci fare tutto a Wolverine. Eh? Facci fare tutto a Wolverine, era meglio. Ma lui ha detto che non sa.
Quindi almeno gli tolgo il pensiero, gli do i materiali. A parte devi vedere un video su YouTube prima di tutto. Va bene, allora. Visto il video di YouTube vedi tutti i materiali. Come te lo dico io, che cazzo ne so. Non c'è neanche tu. Ma ti pare? Se lo sapessi stavo a fare l'ingegnere, mica il dungeon. Ma fammi vedere se qualcuno ha comprato. E oggi ho fatto un po' di soldi con la mia attività. Ok, niente però. Ciao. Ciao. Allora, stacco. Buonanotte. 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 Si prendi la pillola. Si prendi la pillola. La prendo. Bevi da un bicchiere. Vabbè, dai, dammi, le prendo, veloce. Aspetta. Dai, sono pronto. Possiamo andare nel Nether, andiamo. Aspetta un attimo. Andiamo tutti insieme, anche Stella, tutti quanti. Ah, tu sei scemo, andiamo noi tre. Però fammi pensare un attimo le cose. Sì, ho sempre pace. Esagerato. Ma che sta a fare Wolverine? Già sta andando? Già è scappato Wolverine, vai. Aspetta un attimo, due secondi. Fammi posare roba mia. Che c'ho ste piume? Che cazzo mi ha dato le piume? Aspetta che devo aggiustare il pantalone. Oh, mi dai sentire? Match, santo, sono caduto, aspetta. Vabbè, andiamo. Aspetto. Mamma, Luke non ha mangiato per cena. Eh? Luke non ha mangiato per cena. Andiamo. Dove metto meglio? Sparo del coso. Aspetta. Oh, Wolverine, da dove cazzo è uscito? Allora, vedi bene? Conviene prendere un'armatura un po' più forte. Dobbiamo andare in Nether. No, ok, grazie per i soldi, grazie. Ah, va bene, questo, va bene. Sono grazie, tu sei morto. Ragazzi, vai. Oh, grazie. Vengi. Vado a prendere la mia armatura. Vada, grande uomo. Che tengo l'armatura tutta scassata. Meglio che devo tirare di diamanti. Bravo, la devo sforgiare 400 monete di rame, porca puttana. Adesso vai a buttare 400 monete di rame. Che grande. Ma che cazzo. Comunque sta moda ha buggato un po' di monete, posso dire. È il momento che Doge si veste davvero uomo. Ah, io sono emozionato per farmi vedere, sono bella. Tieni, ti regalo questa roba. Ma che cazzo? Oh. Si è schiattato per terra. A spada? Addosso la spada? Mamma mia, quando si mette questa armatura Doge mi fa tappare dopo. Maglio, ma che cazzo avete combinato qua? Che cazzo ha rotto qua? Dove? È qua. Ha messo la cassa. Dove? Non si prima che non state mai fermi. Oh, mi serve la spada, aspetta. Stazione di polizia. Eccola chiave. Infatti, che cazzo è successo? È l'odore della scella del doge, secondo me. Vedrà che ovviamente sia un po' di spray. Lo spray lo sai dove lo se lo mette? Possiamo andare. Avete l'oro, vero? Sì. Cioè lingotti oppure armatura? No, intendo nel senso per non farci attaccare dai piglezzi. Aspetta, io sì. Vado a prendere allora,
Oh, ma che cavolo, Va bene, anche tipo quella roba, come si La chiama? pepita. Prendine due. Una a me. Oh, guarda, c'ho l'accetta come vero, vero Che grande. Ma non credo che ti serva la pepita per non farti attaccare, ti serve l'armatura direttamente, insomma. Sicuro? Vabbè. Ah, beh, ce l'hai tu d'oro, quindi siamo a posto. Ormai è andato laggiù, che facciamo? Guarda, guarda che coppo da professionista, guarda. Vediamo. Mamma mia, ma se non mi ma sta, lui sta già da. Oh, ma che. Ma dove è? Quello è pazzo, senza dire. Pazzo. Andiamo, signor Ben, venga. Oh, vediamo. Raga, vi raccomando, non posso morire io, eh. Dovete difendermi. Il bodyguard. Ah. Minchia, che è rotto. Salute, salute. Grazie. Già Ah, che avete qualche pezzo di oro? io non ho mai attaccato i Pikmin, quindi non credo. Wolverine, state a te, aiuto. Wolverine, dammi un pezzo d'oro. Giusto questo io. Oh, c'è quello che attacca. Rientrate perché. Oh, pane mamma. Allora, andiamo. Dai. Ma credo che mi Ma no, quanti Ender? Ma che è tutti sti Ender? Ma dove siete andati fino adesso? Dove avete esplorato? I lati che avete esplorato? Io verso da quella parte là. E invece tu, Carlo, dov'è che avevi esplorato solitamente? Di là. E se andassimo di là, che non sai mai andare? Ok. Oh cazzo, non è che sia bella sta strada. Aglio. Ma sei morto, no? No, no. Il santo felino del doge. Yeah. Ma Gesù. io ho speso 400 monete in questa armatura. Oh, Cazzo, tutto quello che male. che perde voglio la rete, l'ho visto, voglio tutto indietro. Ok, shifto. Io sapevo che era un incandito. Ma io. Sembrava che c'era una strada e non c'era strada. Era tipo una trappola. Era una trappola, tipo, che Ma cazzo. io mi sono cagato in mouth e sono morto. Aiuto, andare giù. Ma fra non c'era niente, ero morto, ero proprio dentro la lava io. Ero morto, proprio lesamente. Va bene, dimmi se calo giù anche io, mi fai uscire le cose a me. Oh. Raga, servono blocchi, ce l'avete? Sì. Ah, Per hanno andare un lì. blocco, cioè, infatti. Ah, se gli faccio vedere questa. Ok, grazie. Mi attacco di questo. Teoricamente. Vieni dietro di me, Karma. Allora, sì. Cioè, siamo nel Nether. Usate la terra. Che poveraccio. Ma Ma io vi giuro, comunque. mi sono Ma è visto stato morto. epico. Ma come cerca? Cos'è qua? Ma io ti giuro, mi è salito il cuore in gola, vi giuro, lo so Che dire. poi ha detto questa strada qua. Non mi convince che sei cane. Infatti, ha fatto tipo di all'angelo. Più che Ah, ma altro. giuro, hai scelto il portale peggiore, frate, lo giuro. Possiamo fare così, eh. No, no, più che È tutto altro. lava. Non ti preoccupare, è proprio perché qua c'è solo lava, è quello che mi fa. Oh, Oh. scusa. Capito? È quello che mi fa pensare, essendo che non siete Ma mai se andati di qua. c'è troppa. C'è Ah, ma oro lì. Oh, penso. Oh, aspetta, guarda. fra, non ti rubai i soldi del tipo qui. Almeno non faccio attaccare adesso il bastardo. Ah, comunque prende anche il quarzo Wolverine, perché lo stiamo Al vendendo un casino. quarzo ce l'abbiamo già. Ah, ok. Vabbè, ma ricordalo, devi dare al Ci mancano solo i mercante. blaze in pratica, Doge. Ci mancano solo quelle. Saliamo sopra. Intanto prendiamo qualche blocco e così almeno Eh sì. facciamo un bel salto. Ok. Oh, è 18 pepite d'oro, cioè Mi ho scassi preso qua, molto signorina. No, poco. dicevo Volve. Dove sta? Sopra. Io intanto do un'occhiata. Ma ti rendi conto sono andato dove dovuto andare io qui? Per aiutare nelle esplorazioni.
scappato. No, no, sto vedendo un po' la situazione. Ah. Problema... Dobbiamo salire, secondo me, Doge, eh? Perché qui non credo che ci sono fortezze. Dobbiamo salire di molto, mi sa. Vabbè, più che altro è pienissimo di buchi questa. Mamma mia, se faccio il salto da qui faccio una brutta fine. Aspetta di quella. Dobbiamo salire qua scavando. Ragazzi, no. Oh. Togli dei blocchi e qui facciamo il volo. Minchia, quanto è rischiosa quest'area, voglio. Piazza, se lo sapevo me lo portavo un piccone. Ci ho pensato. Vabbè, no, sì, sì, stiamo salendo. Faccia attenzione, signor Messia. Signor Ben. Vabbè, sono allenato. Guarda, come una mela d'oro, bastata piccoli di merda, guarda qua. Oh, là ci stanno i magma là. Ho visto. I magma, oh, buono. Ti buttiamo ad oggi? No, Sì, oh, attento, un ghost. Ma sei un ghost? Fa attenzione, vieni, vieni. Iniziamo. Oh! Via, via, via! No, c'è scappato! Iraq! Ma che cazzo è l'Iraq? Porco Dio! Mi sa che l'ha ucciso! Aiuto! Aiuto! Ci sono vichingo lì, incazzato! Andiamo. Oh, la fortezza, vai giù. Veramente? No, non è la fortezza quella. Sì, la fortezza. No, il bastione. È il bastione, oh, abbiamo trovato il bastione. Questo qua è bellissimo. Aspetta, no, però qua dovete stare attenti perché ci. Qui facciamo il volo, Vai tu, vai. Perché io muoio qua, perché ci stanno i brutti. Vabbè, ce la facciamo in tre. Ce la facciamo in tre? C'è un tizio con l'ascia, no? Che ti toglie metà vita. Che ti prende? Con l'armatura di diamante? Cioè, è proprio davanti a te che ti sta guardando. Ti aspettando. ragazzi, ci puoi il cavo poliziotto, tranquilli. Ascia, calmi. Avete bisogno di qualche arco, tipo? Era lì che mi sta aspettando, è là proprio che mi guardava. Allora, intanto cerchiamo di entrare e fare attenzione. Proviamo ad entrare. C'hai i blocchi? Aspetta, io c'ho l'arco. Riesci a ucciderla? Infatti da qui, aspetta, sposti un po'. No, aspetta, ti conviene salire sopra, non ce l'hai i blocchi. Ma questo mi attacca, poi vado. Io c'ho 6 frecce. Ti attacca a prescindere, raga, perché è un brutto carro quello. Aspettate, raga, sopra. Capito? No, non c'è. Si sa spostare. Raga, siamo 3 contro 1, ce la possiamo fare. Basta che non coppite me, non ci coppiamo tra noi. Allora, frate, anzi, porco giù, mamma mia, io sono stato. Lo so. Oh, attenzione, che qui facciamo una fine brutta. Ma quanti ne sono là dentro? C'è un altro, ho finito le frecce. Non ce l'hai le frecce? Togliti, fra. Ce l'ho io le frecce, tranquillo. Spostati. Oh, seccato, fra, mi raccomando. Fa qualcosa. C'hai l'arco, vai a uccidere con l'arco, fra. Che fai? Dammi indietro. Tieni Wolverine, prendi. Oh! La buttare giù, porco giù, sono lì Wolverine sta. Che bello. Vabbè, capita. Dove cazzo sta? Sta qua. No, no, stai attento. Magari abbasci. Sha miseria, non stavo nell'anzi, ma stavo nel. Vai. Ma riesce a fare? Ma è salto a basso questo uomo? No, hanno la. Che caro! Bravo, spaccato! È perché c'ha l'arco potenziato lui. Vai, avanti.
No, non spreca frecce, fra. Se l'unico no, che l'ha. Già lo stavo lanciando, in pratica. E come faccio? Ragazzi, andate voi avanti, dai. Vai, vai, vai. Ma buttatemi giù, mi raccomando, con calma. Non c'è altro blocco. Tu fai questo, io ammazzo, dai. Attenti, No, se cadevi tipi... Oh, porca miseria. Oh, quanti ne sono? Oh, No, ci siamo un po' nella merda, troppi ne sono. Aspetta, spara uno solo, fai venire uno. Una sola. Una alla volta, una alla volta. Vai, 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 via. Spacca, spacca, spacca. Boom. Oh, no, no, il gas. Dietro. Ci penso io, ci penso io. Vai, dodge. Bene, che mira che c'è. Ah, io sto proteggendo, fate presto. Brava, no, mi sta laggando tutto in pratica. Se n'è andato, se n'è andato, se n'è andato. Oh, attento. Carlo, attento. Ok. L'ho fatto, ragazzi. Ne sento altri, occhio, C'è la cassa. Sotto quest'altra. Qua sotto, state attenti, no, ma. Allora, raga, questa roba. Aspetta, no, Carlo, Carlo, è sua la roba. È del chi lavora qui. Ah, ok. È giusto che lo prenda lui. Vai, vai. Anche qua. Tieni, prendi tutto. Vabbè, un premio, qualcosa per me, no, Vabbè, ma noi stiamo facendo accompagnare lui, poverino, come faceva da solo? Oh, fammi la torre, aspetta, fammi la torre, la prendo io, fra. Allora, vai, vai. Ok, dai, prendo io. Mi riservita perché devo sopravvivere. Allora. Qua ci sono un botto di roba. Là c'è un. Oh, cavolo. Oh, cioè, dove ci stanno? È qua sotto. Vabbè, dai, ci prendo io. Butta lì sotto, butta. Togli. Me li togli. Vai, ci prendo io. Oh, mi sta. Scusando. Ehi, oh. Uisci! Oh. Ma sentite un sacco? Eppure io. No, quelli non li devi attaccare, quelli non ti attaccano. Ah, beh, no, no, quelli non devi attaccarli, no. Ormai ne ha ucciso uno. Sta venendo uno, infatti. Però aiutami. Non possiamo. Lo devi uccidere. Bravo. Uccidilo. Ok. Vabbè, mi attacco, no? Porco Dio, mi toglie un casino, sto guarda. Oh, c'è un blocco di oro lì, c'è un blocco di oro. Polverino, prendi il blocco di oro. Però mi serve del cibo, perché se non muoio. Ce l'ho io, aspetta. Ora, porco Dio. Aspetta, vieni. Sono tutti qua. Infatti, non si è portato il cibo. Lo so. Grazie. Siamo fatti. Aspetta, c'è anche frecce, venite. Vabbè, fate attenzione, si cade qua, si cade giù. Attenzione. Salta. Dice blocco d'oro, Ma il bagno della lava si fa questo? Vai. Bastardo, vai. Vai. Non colpirli, che questi sono quelli buoni. Sono colpiti un pochino troppo tardi. Allora, giù, raga, ci sono altri i barbari, i bruti. Ne sono un bel po'. Dove? Sotto. Qualcosa... Sì, di qualcosa di grosso, sicuro. Tipo... Poi sono quelli là. Comunque ce l'hanno con te, Carlo, quelli buoni. Quella tipo della netherite vengono. E là sono brutti, giusto? Riuscite a ucciderli da qui? Con le frecce? Che ce l'ho. Sì. C'è un modo per scendere, se volete. E si muove sto bastardo. Nella lava, oh, grande. Venite qua. Di qua possiamo scendere. Dov'è? Qui. Ho un figo da prendere, ragazzi. Siamo andando. Aiuto, c'è un bruto dietro. No. Un pazzo. Qui. L'ho sentito qui, eccolo. Faccio scendere, dai. Andiamo. Muori, figlio di puttana. Ho buttato giù. No, cioè, siamo nella merda, ho finito le frecce. Ma vedi, l'ho buttato giù, Tieni, bene. La strada si deve fare qua. Possiamo arrivare lì. Sono rimasti due, guarda, due ce ne sono. Ci penso io. Vediamo un po'. Buttale nella lava, no? Più alto. Si muove sto bastardo. Mira quello là vicino alla lava. Ok. Quello vicino alla lava. No! Oh, salvo. Ma che fai? Mi butti giù? Ti sei messo davanti a casa, ti hai messo.
Meno male che posso giustificare questo che... Eh no, se mi sono davanti a me, bravo. Ok, sono ucciso, andiamo, dai. Aspetta un attimo che c'è un altro lì. Fra, come faccio a fermare quando tipo sono al lancio con la freccia? Schiaccia uno, schiaccia uno, schiaccia uno. Ah, perfetto. Questa cosa non l'abbiamo mai capita in pratica, vabbè. Che pazzo. Ragazzi, io... attenzione. Hai trovato, penso, tanta roba bella, vero? Sì. Sì. A netarite? Quella lì. Quella lì, vabbè, quella no. C'è un altro blocco di oro, li vedi? Per quando vuoi pensare, dopo la netarite, dammi tutto a me, vai. Sì, sì. È come la spada, io. Oh, yes, aiuto! Aiuto! No, ci si sposti, no, ci si sposti! E se merda! È morto, caduto, morto. Caduto. Tieni, prendi la roba, fra. C'è la mela d'oro. Mela d'oro, fra. Fra, prendi le mele d'oro, dai. Mi faccio la colazione. Io amo l'oro, Dammi l'oro! Oh, comunque, come cazzo è scritta questa roba? Ma non c'è un cazzo, comunque, sta fortezza di merda. Qua, non c'è un cazzo, capi quanta roba abbiamo preso? Oh, attento, ci sono altri maiali là. Arrivano i rinforzi. Oh, dove sei? Ucciso. Guai, wow, Doggia si vede che era un vecchio guerriero. Ah, perché a me che si muoce? Oh, vabbè, dai. Ma perché a me colpisce questi figli di puttana? Ci vogliono bene. Che cos'è quel coso lì nella lava? Tipo, beh, è buono, non ci fa niente. Lo puoi calcare se ce la sei. Che cazzo è quel coso? Abbiamo fatto? Oh, doce! Aiuto! È morto, è andato. Porco Giuda. Oh, sto morendo! È morto. Mangia. Sto mangiando. Anche aspetta, la mia torre. Mangia, che ti fa bene. Ti ho preso la roba, bro, dove sei? Oh, come sei? Basta brava. Vieni qua. Cazzo, porco Giuda. Oh, questi blocchi fanno paura, porco Giuda. Cazzo. Mamma, anche questi tiene. Vabbè, sta roba. La puoi anche prendere. Non c'è, ho trovato la cassa qui. Non mi sembra che ce ne siano altre in zona. Aspetta, venite un attimo. Tu ti prendi questo. E tu? Io? E tu ti prendi Doge, dammi qua, dammi qualcosa a me, dai. Tieni. Dammi. Ok. A meno. Ah, ma si è preso lui. Ah, vabbè. Così siete portati almeno più o meno. Vedi che c'è un'altra cassa lì, mi sa. Aspetta. Fammi vedere. No, non c'è niente, già visto. No, aspetta, dove cazzo è? Aspetta. Come si sale di qua? Salirò. Però se di questo qua. Madonna, ho rischiato. Di là, qua sopra c'è una cassa, ho visto. Non c'è il blocco, aspetta. Trovata? Voglio vedere anche io la metalina, però continua, non l'ha vista. E qua, questa qua. Cioè non è i frammenti tipo. Questo qua. È caldo. Che cazzo. Ma male che non c'è la lava sotto. Già, penso che abbiamo finito, no? Ma non si può entrare dentro al castello proprio? In che senso dentro al castello? Qua è nel castello grosso lì. Non è un castello questo? Dove sta? Madonna mia. Di là non è un castello, scusatemi. Dove? Questa non è una fortezza enorme dentro, non si può cercare dentro. Possiamo provare, dai, vediamo. Ma dov'è? Venga, Doge, venga. Di qua si entra, di qua viene. Penso... Aspetta. Questa devo dare tutto al tipo. Ma non rubare la roba del tipo, voglio.
qualcosa a me, dammelo. Ma tu sei un poliziotto, dovrebbe... Allora... Ho gratis, qua sono venuto. Vieni, ti prendo... Tieni, tieni. Ti prendo tutta la tua roba. Aspetti, la roba. Aspetta. Tieni. Oh, puttami, tu la più... Vabbè, l'armatura la prendo io. Altra netherite. Tieni, tieni. Oh, con queste netherite mi fai una bella spada dopo. È vero, dopo ci devi dare. Non me la posso fare, mi serve quella cosa lì. Cosa? Come si chiama il lato grezzo? Oh, porco, porco! Oi, 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 aiuto! Fanno troppi danni! Aiuto! Non faccio... Sono quasi morto io. Ah, porco dio, raga. Oh no, dove vedete la roba? Oh, corri, corri, corri. Ma questa è sicuramente la mia. Dai, fai qualcosa, aspetta. Cioè, dobbiamo raccogliere la roba, fra. Che fai, Dodge? Ti volevo attaccare il brutto e ti ho attaccato a te per sbaglio. Ma perché non muore? Non muore quel cazzo di cosa. Hai preso tutto, fra? No, fra, guarda, non c'ho niente di mio. Vieni qua, ce l'ho io, ce l'ho io. Oh! Aiuto! Aiuti! Non c'è un cazzo per difenderti, io! Corre! Fra, questo è incazzato! Matteo! A posto! Carlo, asce, vieni qua! Ti voglio droppare le cose. Mamma, se no moriamo sempre, no? Datemi tutto. Ma se tu corri, come dare un... Allora, vieni. Vieni qua. Allora, ti ha mele, intanto. 2000 ce l'avevo, fra. E uno me la son bagnata per sopravvivere. Sono col cazzo. Ok, ti è? La corazza... Il... Chi sei sicuramente mio. Comunque fatti aggiustare l'armatura, fra. È un po' romanata. Tieni le scarpe d'oro. Questa era tua. Questa era tua. Tua. La carne, anche la carne. È un attimo. Oh, la davo, si cosa, porco dio, aspetta qua, basta qua. No, non tutto cazzo, Ragazzi, vado a fare una cosa, un attimo. Tieni, tieni, tieni. Pure il piccone d'oro, fammi vedere. È un attimo. E non tu... Vabbè, si cade... Oh, perché te lo prendo. Oh! Oh, frate, mi fa male. Però, dammi la spada, va bene, vabbè, dammi la spada. Dammi l'arco, vabbè, dammi qualcosa. Vale, ma che spaccimone. No, non mi spara! Ma se devo difendere il tipo che è FK, aspetta! Allora, puttana! Aspetta, poi mi fa tippare Wolverine! Aspetta, allora metto recco! Non ti muovere! Stati nascosto, aspetta! Allora, tieni! Vieni qua, tieni! Fra, ti sto dando quello che ho trovato, non so dove la spada. Ah, eccola, tieni! No, la spada mi sembra, tieni questo! E anche l'arco, fra l'arco. Le frecce. No, l'arco non ce l'ho. Non c'ho niente. No, c'ho l'ho incantato, fra l'arco. Fra, sta solo dove? Aspetta, vieni. Vieni, vieni. Presto, presto. Sta qua la roba, sta qua altra roba. C'è il quarzo. Cioè, questo è suo. Non c'è niente, no, l'arco, fra non c'è. Vabbè, fa niente, era morto quello. No, ma aspetta. È qua, vieni. Vieni, vieni. Vale, non ti farò vedere. Il cuore di pietra, fra. Sta là la roba, sta là la roba, prendi veloce. Il rame non è mio. Dove? Vedi? È qua sopra la roba, vedi forse. Allora corri! Ma sto coso qua non muore. Vai, sto difendendo, uccidi dietro, vai. Un altro! Vale, lasciamo Roscoe. Vai, è morto. Ma quanto fai venire qua, vale? Piccolo. Ma mi sai che si è rotto l'arco, Carlo, perché non c'è. No, non fa niente, però. Ah, l'ho trovato! L'ho trovato! Dammi questo arco che hai sfuga, si bastate, dammi sta però. Aspetta, ho trovato altra roba tua, vieni. Io ho trovato anche il pic. Tieni, la carne. Tieni, tieni. Questa è roba tua sicuro, perché io c'avevo solo questo che c'ho addosso. Ah, ma ce ne sono altri sopra? Sì. Occhio. Dove state? Vieni. Qua. Oh, sono fortissime le frecce spettrate, bro.
Tieni. Occhio. Dove sei, Carlo? Bene, qua. Oh, vieni, vieni. Dietro, dietro. Oh, sali, che fai? Scendi. Aspetta, mi sto cadastando. Vabbè, vedi. Ok, ci sono. Ok, vieni. Andiamo, andiamo. Oh, ma cazzo sono forti sti cose, porco Dio. Quelli là con la shotarata sono quelli che shottano. Andiamo. Vabbè, dai. Dobbiamo fare attenzione, meglio. Dorata con un'armatura di diamante, Marco Giuda. Ma avrà shottato quel coso. Ma perché erano tre. Ah, vabbè. Infatti. Ma andiamo? Andiamo, io scarco. Ah, di qua, di qua. Per salire aspetta di qua però, Se vuoi salire di qua ho trovato la strada. Andiamo. Sì, ho trovato la strada, venite. Sono ai posti, raga. Ok, siamo saliti. Dove? Ora? Vado di qua, oh. Di qua, di qua. Attenzione. Poi di qua, venite. Troppo roba sta per me. Siamo saliti sopra. No, qua sono... no, qua sono vuote, abbiamo sabotato. Oh, ho trovato altra roba. Andiamo? Aspetta, Wolverine, poi ti do altra roba, ho trovato altra. Ma te l'hai trovata? È là sotto la casa. Ah. Ho trovato qua una casa. Ho cercato io allora. Come torniamo indietro adesso? Blocchi servono. Ho lanciato la spada, ho lanciato la spada. Ok. Qua, 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 servono dei blocchi. Chiamo questa. Comunque, io... è bella questa cosa dell'esplorazione insieme, mi piace. Però il problema fra qua è difficile, mamma mia. Porca troia. Molto difficile. Cioè, se mo non avevo il fatto che potevo tippare a noi due da Wolverine, dovevamo fare una strada bella lunga. Tipo tanto. No, la roba non la perdevamo perché tanto Wolverine la prendeva e si nascondeva. Però mi scocciavo di fare tutta strada a piedi. Sinceramente era un casino. E mo dove andiamo? Secondo me adesso andiamo avanti. Cioè, se no potevamo andare sempre dritto in quella direzione là. Dici? Ma come facciamo ad andare dritto di là? Andare un pochettino più sopra, ragazzi, che dite? No, ma sopra non c'è niente. Tipo come se fosse la fine del mondo lì. Secondo me dobbiamo andare di là. Io andrei di là, perché se c'è una fortezza qua magari potremmo trovare qualcosa. In realtà siamo un po' di basso, no? Non lo so. Vediamo. Dai, andiamo avanti. Io ho... ragazzi, sì. E come torniamo dopo indietro? La fiamma blu, la vedi? Sì. No, la fiamma blu lì. Sì. Ah, sì. Andiamo lì. C'è qualcosa di buono lì. Ma avete i blocchi? Quando arriviamo là. Ma li avete i blocchi? Ma ragazzi, sì, ce l'ho i blocchi. Ma ne sono pochi, però aspetta, fra... ma quello non è il pilastro di una fortezza? Madonna. Fra, c'è la fortezza! C'è la fortezza! Oh, guarda bene sotto, quello non è un pilastro della fortezza. Quello là sotto. L'esperienza mi dà così buono. Aspetta che c'è la cosa. Aspetta, ma mentre range anche io? L'esperienza mi dà buono. No, non è normale, non è nulla. Ah, ok. E quindi che facciamo? Di qua? Ok, sì, è meglio. Di qua, facciamo il giro. Andate al culo, ragazzi, al culo, al culo. Non cadere giù, Ben. Di qua, aspetta, di qua, di qua, di qua. Purtroppo non posso farci. Guarda che è molto complicato qui dentro, mamma mia. Attento a qui. Più che altro puoi morire in qualsiasi momento quello là. Proprio. Oh, aspetta, che cos'è? Sentite questo rumore? È il coso di magma. Ah. Qui, guarda. Sanne alla... Oh, dove sta Wolverine? Che cosa? Wolverine, che stai a fare? Oh, per scendi, oh. No, però... Ma ce l'hai il cibo? Ragazzi, ma no, non c'è bisogno di salire di qua. Ma che cosa stai facendo? No, che no, non si può. Se rompi questo possiamo.
Ah, ma questa si rompe subito. Ho visto qualcosa, ragazzi, come da lì, eh. Tipo, non so, un recinto, tipo. Questo devi rompere? No, era un... Oh, vabbè, mi stavo facendo... Mi stavo facendo scorco. Scusa. Ai. Ragazzi, come faccio a passare? Che cos'è quel blocco lì? Non ho mai visto. Vai. No, vale, vale, tipo, mi presto, vale, vale, vale. È morto. Vale, presto, presto. Porco. No, sto morendo, fra. No, no, no. Mangia, mangia. È morto, è morto, è morto. No. Prendo quello che posso. Ah, vabbè, almeno una spada si è salvata. Tutto si è salvato. Odio il mondo. Sei fortunato che non ha dato niente nella lava. Ah, per sbaglio ti ho dato i miei stivali, mi sa. Sì. Vabbè, sono. Vabbè, è la stessa cosa. No, dammi almeno un paio di stivali. Questo è tuo, questo è tuo. La protezione, l'elmo. Madonna, ho porcocciuto. Io odio sto posto, fra, non voglio venire giù qua, piacermi tutta giù a dita. Tieni, a balesta. È il cibo, fra. È questo? No, alcune cose sono bruciate. Bentini la spada. Questo ho salvato. Ah, è la spada? È Dark. E tieni sta spada, uova. Dark, raga, non ce l'avete? No, è io questo ho trovato. Ah, no, sì, ce l'ho io l'arco, tieni. Io ce l'ho la balestra e un arco. Questo non sta. Stavo di andare un po' più piano, raga. Stiamo andando al contrario, però. No, no, vai, vai, vai di là. Ma tu ben ti butti a suicidio, mica troppo. Cioè, devi stare attento qua. No, se andiamo piano, magari facciamo prima. Ah, e in quel biamo al lato devi stare attenti perché ci stanno un sacco di scheletri. Fra, 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 fra. Ma di nuovo. Tippami, testa, tippami, tippami. Carlo, ma che cazzo, ho finito di suicidare? Fare il lanzo, metto il lanzo. Ho finito il blocco. Ah, e dici ho finito il blocco, mi tippi per favore. Oh, tu a Luke come se stivo morendo, mi hai fatto il lanzo. Ah, stiamo morendo infatti, siamo nella lava un'altra volta. No, non eri nella lava. Non eri nella lava. Bravo, mi... se serve il cibo, il cibo non ce l'ho. No, non c'ho il cibo io, c'ho solo il mio, se vuoi ti do qualche patata. Guarda, cazzo, da dove cazzo devo passare, porco dio. Tu hai ci fatto Nicca. Hai detto andiamo di qua. Ti faccio passare dice, ok. Sì, tieni il cibo. Patate. Oh, finalmente, una zona sicura. Ah, mamma mia. Che cos'è questo? Ah, questo sono ossa. Ah, finalmente. Ma io ti giuro l'ansia. Oh, che cazzo è quel coso? Ah, ma mi sa che qualcuno già c'è sta. Oh, ma Greg, come cazzo funisci di volta? Guarda qua, come cazzo. Ma? Ma hai sentito? È normale, è normale. Andiamo di qua, vediamo. Oh, ma cazzo, cazzo funisci di volta? Guarda qua. Oh, cioè, buono. Oh, ma mi dai i miei stivali di diamanti che te ne ho dati due, Gesù Cristo. E quelli? Trovati? No, mi hai dato un cazzo. Ah, ok. Erano i tuoi questi, però vabbè, perché i miei erano interi. Ah, vabbè, dai. No, penso che un'altra volta dopo il colpire. Non colpire questi, mi raccomando. No. No, non l'attacca. No, non ci stanno attaccando. Lo scheletro l'ha attaccato i poveri Pliglin. Ah, ok. Si sì, ammazzano tra di loro in pratica. No, i Pliglin sono buoni, non ti attaccano. Non c'è un cazzo qui. Che cazzo siamo finiti? Aia. Yeah. Ah, pratica, devi mettere un attimo in modalità
relativo, che abbiamo finito il cibo. Ce l'ho io, ce l'ho. Raga, ma secondo me ci perdiamo. Ma che cazzo ha fatto quel blocco lì? Ma c'è stato qualcuno, mi sa, già no, qua. No, 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 non è normale. Così, bro. Comunque c'è un po' di cibo, se volete. Hai fatto la chiave? Sì, dammi un po' di più, però. Ma quanto cibo c'ha, porca miseria? Che cavolo? 64 patate, cioè. Ma una cosa, aspettate. Oh, un arco ho trovato, raga. Ma secondo me ci perdiamo solo, ragazzi, così. Dobbiamo andare un po' più sulla... No, secondo me ci conviene proprio tornare a casa. No, no, se no ci facciamo mandare le coordinate. Andiamo di qua, vedi, vedi, vedi. Le coordinate da qualcuno. No? Del portale. Porca troia. Ma che posso? Come si è chiuso? Oh, madre, non tengo scudo, vabbè. Amore! Che mangiamo i colombiani, Giorgia? Allora, non ci si muove proprio su sto terreno, mannaggia la miseria. Sì, ma stiamo ritornando indietro. Dove andiamo di là? È tutto volante. Ci conviene trovare un'altra strada. E poi questa non è la terra delle ossa. Dove sta Lotte? Dove sta andando? Sto trovando qualcosa. Madonna, quanto rallentano sti blocchi. Oh, Doge, mi dai uno scudo, per favore. E io uno ne ho. Fra, dammi uno scudo, fai qualcosa. Ma serve a me, ma mori. Fammelo comparire, dai. Ma non so dove... Ah, no, tu è andato nella lava, mi pare. Perché non posso combattere senza scudo, che muoio. Ma secondo me dovremmo andare solo a casa. Come si dice nella vita? Come gioco lo gioco d'azzardo insegna, Fra. Chi vuole troppo perde tutto. Ma chi vuole troppo perde. Mi sono cagato in mano. Io c'ho questo. Secondo me, se finisce il cibo, secondo me dobbiamo andare via, però. Sì. Vabbè, quello è stato. Ma guarda questo qua, quanto è veloce. Questi maledetti sono un po'... Ma guarda là come corre. Guardalo. Che pasta, no? Guarda come corre bene. Ho visto. È stupendo. Stupendo. Sì, ma questa è la terra delle ossa, capì? Siamo proprio nel posto sbagliato. Da qui non siamo mai stati, vivi. Andiamo. Direi non siamo mai stati. A prescindere, non siamo mai stati. No, qui non siamo mai stati. Non sbaglio. Porco puttana, che è sto? Madonna, che inquietante. Doge, c'hai il cibo? C'ho 20 patate, è quasi finito. Fammene 5, dai a me. Wolverine è morto? No, no, è lì dietro. Ma fu sti cosi, ma fanno cosa troppo. Mi fanno mangiare troppo sti cosi. Secondo me rischiamo di... Oh! La fortezza! La fortezza! La fortezza! Da zitti! Bingo! Tu sta cosa sta? No, fra, hai rotto i stivali. Però ho sentito tipo un La fortezza! La fortezza! 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 Bene, fra, mi devi dare uno scudo, per favore. Doge, vedi che ritirarsi non era una buona idea. Ma come cazzo ci arriviamo? Valerio, con le mani.
Crea uno scudo, per favore. Ma gli dobbiamo segnare le coordinate. Allora, dove piglio scudo? Vabbè, rambola. Battiti in creativo, annaggia miseria. C'ha miseria, no, non si sa fa sta roba, ti. E lancio perso, porco giuro. Oh, vado piglio. Tieni sto cazzo di scudo, basta che devi venderlo. Ah. Come cazzo facciamo a battaglia? Cosa... Ma non è questione di battaglia, ci dobbiamo segnare le coordinate. Ragazzi, dimmi. Fatemi andare a me davanti. Ma io ho detriti. Ma che cosa sono detriti antichi? La detriti. Ah, ok. Vale, vediamo. Basta che premi shift, bro. Vediamo, vediamo. Non c'è più blocco. Come non c'è più blocco? Ah, aspetta. Possiamo anche scendere, Oh, addirittura siamo venuti a usare queste. Non servono a nulla queste. C'ho un blocco se vuoi. Vai. Per dare più. No, un blocco anche io, tieni, tieni. Perché c'è un aspetta. Po' di okay. Oh, attenzione, Wolverine, no! Wolverine, sei sul filo. Vabbè, in Minecraft qui. Oh, cazzo. Ma mi serve cibo? Ne è rimasto pochissimo, Ah, io divido cibo per tre. È finito il cibo. No. Tieni. Grazie. Oh, andiamo. Possiamo entrare tranquilli, quindi. No, oh, ci sono tutti i stivaletti. I miei stivaletti, no. Attenzione, ragazzi, ho sentito un... Blaze. Sì. Ragazzi, ho sentito tipo... Stanno qua sopra. Dobbiamo trovare Blaze, vieni. Eccoli. Oh! Attenzione! No, ci si sposti. Okay, ho preso il Blaze per te, Wolverine, poi ti droppiamo tutto, ovviamente. Guarda, c'è 9 livelli, mi ha dato! C'è 9 livelli, mi ha dato, siamo a zero! Ma... Perché siamo entrati qua, per questo. Oh, non voglio morire, porco ciuta. Vai di tutto, però... Ah, io aspetta, ma dobbiamo segnarci un attimo le coordinate, aspettate. Io andrei un po' più in profondità, dai. Attimo. What is love? Baby, come on me. Attimo. Dove sta? Perché non posso salire? Ok, segnata le coordinate. Sì, ma dov'è lo spawn, raga? Dobbiamo bloccare lo spawn. Non c'è ancora lo spawn. Cioè, dobbiamo trovarlo. Lo so, dico, cerchiamo di trovarlo. Chest. Prendete. Oh, sella, ma devo finalmente c'è la gratis. Allora, a parte che non si può fare. Ma cosa non serve? Ma siamo tornati indietro. Sì, sembra di sì, ma no, è sempre uguale sta. Sta merda di potenza. Oh, è Wither Skeleton. Ma che è sto rumore? Sta qualcuno dietro di me, Framis. fui. Ma non si rompe questa roba? Ah, no, ma qua... No, ma non c'è niente lì, vuol dire che è finita. Che cos'è? È uno scheletro nero? Dove? Qua su. Attenzione, eccolo. No, uccidiamo? Oh, ok, ciao, addio. Vabbè, l'abbiamo chiusi. L'abbiamo chiusi. E vai, ma dove? Scendiamo qua? Dove un'altra sta, sella. Oh, raga, dove sta? Qua su. Va bene. Ragazzi, dove sta? Questo me lo rubo io. Oh, raga, dove sta? Però lasciatemi qualcosa anche a me, bastardi. Sì, c'è un regalo per te. La sella per il tuo cavallo, te. La sella, come si chiama? L'armatura per il cavallo. È l'armatura. Ma è piccolissima sta fortezza. Diciamo. Mi sembra di sì. È un labirinto, Ah, ecco dove dovevamo andare. Oh, le verruche. Ah, che fai?
Sto prendendo tutta la roba per te, Wolverine, dopo ti droppo tutto. Ok. Mamma mia, raga. Oh, l'ho trovato! Oh! L'ho trovato, l'ho trovato! No, 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 attenta, questa. Uccidiamo io questi. Non rompere, non rompere, aspetta. Trovato, okay. Trovato. Perfetto. Aspetta, segno le cose. Ah, ma si spawna comunque? Sì. Tieni, dopo. Tieni la verga di... Vabbè, te li do dopo, giusto? Te li do dopo. Ma non ci inventano più. Vabbè, sì, te li porto io, tranquillo. Poi ti do tutto. Ho finito il cibo. Allora, fammi... Okay, aspetta, ho fatto lo screenshot. Hai fatto lo screenshot, le coordinate? Sì. Ok, sì. A posto. Raga, io c'ho pochissimo cibo. Ci conviene tornare a casa. Ce la facciamo a tornare a casa? Sì, sì. Anche a piedi possiamo. Bravo. Oh, aspetta. L'arco. Vale. Andiamo via, andiamo via, via. Andiamo meglio. No, mi serve del cibo però. Ma dov'è Ben? Ma dov'è Wolverine? Oh? Dove cazzo è andato? Però c'hai del cibo? Due patate ce l'hai? Due. Aspetta, ma c'è anche. Ho finito il cibo, fra, c'ho solo quattro patate per me ora. Dobbiamo uscire. Scappiamo da qui, dai ragazzi. Come si esce da qui? Ma dov'è Wolverine? Di qua. Sta dietro di noi, dietro di noi. Ah, ok, ok. Di qua si esce, ragazzi. Oh, ma che cazzo sta qua, so? Ok, andiamo. Ragazzi, mi è rimasta solo una patata. Ma non si... Ma mica si torna indietro. Ma aspetta, andiamo. Una patata, ragazzi. Ma sappiamo le coordinate per tornare a casa, vero? No, fra, ci ammazzano qua. Oh, ci ammazzano, Andiamo, andiamo, andiamo via. Secondo me, sai cosa dobbiamo fare? Scappare. No, qualcuno va nel Nether un attimo, ci dice le coordinate del portale, andiamo là. Oh, attentate voi! Ma che è? Che cazzo ma... Ma quello è un cecchino. Ma è questo quel coso? Eh sì. Quel blade, no? Quel blaze là. Valero, c'hai una patata? No, fra, ho finito. Tieni. C'ho una, ce n'ho. Mi è rimasto proprio. Questa qua era l'ultima. Ah, raga, per tornare indietro era di qua, sicuro. Guardate, vedete? Io voglio andare. Cioè, ritorniamo, poi vado. Sì, sì, va bene. Ti do la roba e fai tutto. Sarà molto contento Giliberto di questa cosa. Ah, ma alla fine non bastava nemmeno fare quel ponte, bastava scendere di qua. Perché fatto piano qui sopra? È la sabbia, è il tipo di sabbia. Perché i fioretti ti si sono rotti. No, ce l'ho. Attenzione, ma qui c'è bisogno di te cibo però, che sennò è crepo mi incazzo, però. Dobbiamo evitare i combattimenti e tutto quello che ritratta i combattimenti. Spada, mi si sta per rompere lo scudo. Brava, fa una cosa, usa il suo teletrasport e andiamo di qua. Allora, per tempi moriamo. Per tempi teoricamente ci servirebbe tipaci perché devi andare a dormire Wolverine. Perché altro? Ma fallo, dai. Però era divertente, cioè abbassione. No. Ma vale, chiudiamoci, dai, oh. Attimo.
abbiamo cibo. E tu hai cibo, morire. Basta saper giocare, bro, non si muore. Ma senza cibo io comunque cammino, capito? Cioè, spreco le energie, te lo dico. Ma non so più la strada, ecco, non mi sono dimenticato. Mi sono perso. Beh, ragazzi, come disse l'angelo antico Dio, sappiamoci. Arrivederci, è stato un piacere. Senza cibo era un po' difficile stare dentro. No, non è quello il problema, è che... Ma lui non deve... è quello il problema, fidati. Ma lui deve... facendo questo? Lui deve andare a dormire, deve andare. Sempre a cittare. Dai, diamo la roba a Wolverine che va a dormire. Diamo salvo. Ma che cittare? Deve andare a dormire sto Cristiano. Cite. Prima che gli sparano i genitori. Vieni. Ho messo tutti i livelli, perché? Perché? Fuori, vabbè. Perché? Ah, forse perché ci siamo tippati. Wow, 20 livelli proprio, questo, porco di vieni qua, questo è tuo, 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 questo è tuo. Come premio mi tengo l'armatura d'oro, va bene? Vabbè. Cioè l'armatura del cavallo d'oro. L'accellino mi tengo, questo te lo do, questo, 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 questo. Comincia più spazio. Valla a posare poi del resto, dai. Ok. Mi sono compiuta, quindi, no? Vabbè, ah, poi venerdì lo vendi tutto al mercante del Nether, Sì. Poverino, c'hai cioè abbastanza nether. Ciao, se fai una... Ciao, se fai una piroetta ti faccio 100 sub. Posso ancora fare. Che cos'è una piroetta? Sì, sì, no, più che altro, vabbè, magari poi dobbiamo fare tipo magari qualche spada okay, di nero. Ti do la roba tua, tieni. Questa ovviamente è tua. Che è giusto che te lo dia. A me si sta rompendo prima dopo, dai. Tieni, ti ho dato tutto. Quindi livello più porco giù. Poi è stato... Tutto bello e intenso. No, mi spiace solo che ho perso 20 livelli che mi servivano ora, ma vabbè. Tieni, bro. L'abbiamo fatta, sono dati comunque. Mamma mia, quante cose ho. Non so se quei quattro blocchi d'oro conviene metterli dentro. Lo so, no, li ho messi a dentro perché... Bene, tu hai dato tutto a lui, la sua roba. Sì, sì. Ah, le frecce, tieni bene, ti regalo queste frecce che tu ti servono. Vabbè, a me è del palinoro, vabbè, tieni. Vabbè, dalla lui che è amante dell'oro, tieni, ti faccio questo altro regalo. Il mio tesoro. Allora, se uccidi uno di loro su Minecraft, ti faccio 100 sub. Vai, chi vuole morire? Lui. Ha detto uno, mi fa 100 sub se ti ammazza. Vieni qua, dammi tutta l'armatura. Oh, dammi tutta l'armatura. Oh, vieni qua. No, dai, vai. Aspetta, so io chi uccidere. Che è da sempre che voglio farlo. Ah? Ha detto uno di noi. Quindi lui. Vabbè, fai ma aspetta un attimo. Aspetta. Ma scomparsa la cassa. Ah no, sì. Che è scomparsa la cassa? No, pensavo che... Ti va bene lui come cadavere? Ma si è riempito qui, come avete fatto? Prima non si faceva tutto. Ma non posso... Ah, niente, forse sono io scemo. Oh, mamma mia, ho fatto cose che c'è. Ah, gli devo dare il magma cream a Stella. Però io, vabbè, glielo do la prossima sessione. No, vabbè, ma le devi vendere sempre al mercante prima. Angelo Roberto. Va bene, ha detto che va bene tu come vittima. Guarda,
Te lo faccio anche in modo più stiloso possibile. Guarda. Te lo faccio anche nel modo più stiloso possibile, va bene? Ok. Felipe, è il momento di fare un sacrificio per il nostro dio. Un attimo. Ammazzare Wolverine. Sì. Ma non c'è spazio, ma che cavolo. Metto qua dentro. Ok. Ma scusa, mettila qua questo, porca tre. Anche questo qua metto qua. Aspetta, sta posando le robe della missione che abbiamo fatto, quindi abbia pazienza. Vedi le combinate, io forse posso creare qualcosa per andare direttamente alla fortezza. Vai, vai, vai. Ah, mi dici il 3, no? Vieni, facciamo questo sacrificio per il nostro antico dio, vieni. Non è sacrificio? Niente, perché è un sacrificio adesso? Ammazzare Ugo? No, che è Ugo? Ah, Wolverine stesso. Ti ammazzi Ugo, ti ammazza Simon. Ok. Aspetta, mi serve cibo però. Cazzo, sacrificio di fare da fare, ma... Ma tu fidati di me. Ormai è sacrificio. 4 livelli. Siamo stati nel Nether per troppo tempo, dobbiamo sacrificare una persona per l'antico dio. Questo si ricarà. Vabbè. Signorina, lei sarà molto contenta. Beh, vuoi vedere il sacrificio di un essere umano? Vada. Venga con noi. C'è il dio, però. Venite. È il momento. Dove sta la canzone speciale? Che la chiesa oddio, è fatta di legno, raga, non volevo sentire. Oh Ben, stiamo a fare il sacrificio, vieni a vedere. Ben, perché non ci sei voluto sacrificare? Il sacrificio. Il sacrificio per essere stati troppo a lungo nel Nether. Ben, perché hai rifiutato? Oh, mettiti qua, che fai? Sali sul libro sacro? Ah, scusa. Due volte ti uccidiamo adesso. No. Dai, che mi metto. Oh, Felipe, tu sei il vescovo qui. Arrivo, sto cercando la canzone. Qui. Voilà. Pronto. Ah, finite di prendervi ammazzate, per favore. Quali sono le tue ultime parole? Angelo, One Piece esiste? Oh, Felipe, se lei è vescovo, fa... Esiste la pubblicità. The One Piece esiste. One Piece esiste. Beh, è una signorina per spiegare. Riposa in pace, Wolverine. Cosa? Cosa che hai detto? Aspetta, il vescovo si sta preparando, il vescovo. Vai, vescovo, siamo pronti. Siamo pronti. Allora... Siamo stati a lungo nel... Sacrificheremo un eretico per calmare, per placare l'ira dell'antico dio. Che cazzo stai facendo? Bisogna placare l'ira dell'antico dio, perché questi peccatori sono stati troppo nel mondo maledetto. Questo qui... Stai zitto, sacrifica. Buona la carne, buona, vedi? Allora, quest'oggi dovrei chiedere perdono e poi verrai sacrificato. Cosa devo dire? Chiedo perdono per quello che ho fatto, anche se non ho fatto nulla. Povero. Tu hai peccato, anche se non ne sei consapevole, hai peccato. E a noi non ce ne frega un cazzo. Quindi, beh, però all'antico dio frega molto. Quindi, per placarlo, dovremo... Stai fermo, figlio. Allora, adesso abbiamo un secondo. Adesso le faccio di cazzo. Mi spiace, però il divino l'ha voluto. È stato bello. Un attimo. Prima di morire, bello. Posso fare una cosa prima di morire? No, cosa? No, non è, posso? Veloce. Ok, vai. Addio. Addio. Infedele. Ucciso. Abbiamo un altro sacrificio. Un altro sacrificio. Un altro sacrificio. No, no, fai, no, 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 no.
sacrificio da compiere. No, oh, sto morendo! Un altro sacrificio compiuto. Peccatore è stato. Abbiamo fatto due sacrifici. Due sacrifici. Come 200 Sam. Pace anima sua. Lei se l'è meritato, coglione. Non si leva mai la preda al grande dio. All'antico dio. Oh, ha scritto che se ne fai un altro 200. Se ne fai un altro 200. Se ne fai una. Ora abbiamo uccisi due. Più di questi. Cazzo, si è presa la mia spada. Mo' vedevi. Forza. No, io non c'ho niente. Oh, datemi la spada. Ce l'ho io. Vabbè, io vado. Fuga, fuga. Buonanotte, signor Arabo. Che l'antico dio perdoni la tua civiltà e il tuo dio. La spada, porco dio. Va bene, grazie. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. Comunque sì, è un server multiplayer RP, solo che adesso è già passato l'orario di chiusura. La mia squadra. Siamo una trentina di player che giocano. Oh, la spada. Oh. Stella è una spada. Che pesa la mia spada. Un giorno di questo Ben lo chiudiamo nella prigione per tipo tre sessioni. Lo mettiamo in una prigione di fuoco. Sì, no. Che a lui piace tanto il fuoco, visto che ma si era già usato. Prima di andare, oh, comunque metti questa armatura a mio cavallo, Air Dodge. Sì. Vuoi vedere la nuova armeria nel frattempo? Sì, andiamo a vedere l'armeria. Però metti l'armatura a Air Dodge. Grazie. Perché? Ma non so neanche se puoi mettere la Dodge. No, non puoi, di skill. No, ma come? Allora dammela. A posto. Devo dare questa roba a Nati, gliela da lei poi. Poi comprerò un cavallo umano. Cioè, in che senso, ma un cavallo vivente? Guarda qua, Doggy, come questo cavallo la sta guardando. No, per ora no, per ora no. Non voglio un cavallo personale, è presto per me. C'ho ancora la perdita di Ciuccio. Cosa vuole fare, Human Centipede? Allora, signora, lei sarà tanto felice, abbiamo trovato tanta crema e tanta verza. Verga, la come cazzo si chiama? La verza. Andiamo a vedere un attimo una cosa che poi vado. Oh, ma comunque io sto aspettando. La verga, ma è quella che ti mettono in culo. Ma io sto aspettando le 100 sub, non le vedo. Sai che stai aspettando? Le 100 sub. Ma non credo che le vedrai. Lo so. Poveri polli. Lo so che non le vedrò, però non si sa mai da vita. Oh, però lo sai che c'ho 97 sub attive? Lo so, si potrebbe arrivare a 100, ma non c'è nessun bastardo. Stella è ricca. Mauri. Mauri è impegnato con la maratona di signorina. Ah, io devo prendere cibo, porca puttana, sto senza cibo. Puoi sistemare ancora. Fammi vedere. Wow. Bello. Questo posto. Niente, ho preso un po' di pesce. È l'armeria. È l'armeria, dove si provano e testano le armi. Grazie. Posso testare la mia arma su di lei dove c'è dentro? No. Comunque fate conto che poi. È per farle così. Ma funziona, no? Certo. Iniziamo di muovere. No, 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 basta. Dai Carlo, andiamo che poi vado. Comunque bello, bello, bello. Molto carino. Bello. Oh, avete fatto anche i posti qui. Ma comunque vi conveniva abbellire Panzer, visto che ora poi ci saranno gli interni. Potete scegliere la nave migliore. Ok. Non vengo qua. È sempre una brutta. No, guarda te. Cosa? Hai taglia il culo. Hai venduto altre pozioni? Poi ho ancora niente per ora. Signorina? Hai venduto poi altre pozioni? Ma quella è difficile da vendere. Finché non abbiamo la guerra un po' vedo. Perché sono utili per le guerre. Il nostro paese dovrebbe andare in guerra per vendere. Lei sarebbe contenta di questo? Una parte sì, una parte no. Vabbè, ma i signorini hanno preparato e loro stanno preparando gli avamposti, quindi non saranno i pirati ce l'hanno ancora con noi. Siamo in guerra contro i pirati. Allora,
Ho un piccolo problema. Cosa? Giusto, mi sono dimenticata. Visto che la mia zona è piena di creeper e zombie, ho perso la chiave. E te l'ho Può dato. resettarmene, per favore? Visto che le ho perse tutte, che questa zona è piena di creeper e zombie. Non so quante volte sono saltata in aria. Ma lei non riesce più a aprire questa? No, perché non ho le chiavi. Aspetta È piena di luci, però spawna zombie, creeper, danni, che più ne ha. Ma tutte le chiavi ha per tutte, tutte? No, in realtà sta in questa sotto a lei, solo che non la posso aprire. Questa? Sì. Tiè. Ecco, allora questa è la prima di queste. Un attimo che ti do la cesta vecchia che è rotto. Ti do le chiavi che ti servivano, penso. Vabbè, ti. Nel caso d'emergenza ce l'hai tutte. Dovevo aprire questa situazione. Ok, a posto. Ti ho dato tutto, tutto. Grazie. Non si preoccupi. È maledetto sta zona. Ma fammi controllare un attimo. Fatto. L'ho sistemato tutto. Ora va meglio. Non potevo aprire la chest. A posto. Che cazzo, sentivo del rumoreggio. No, prendilo che mi serve l'esperienza, quindi. Non capisco. Pure le mod viene anche sempre. Messo le mod viene sempre meno gente. Delle munizioni che si fanno con i diamanti. Io che cazzo ne so. Questo avete trovato la roba di Blaze, si può farla farmi. Avete trovato la roba di Blaze, si può farla farmi. Sì. Da proprio la farmi.
Aspetta, mi cerca. Un ingegnere che non sa fare un cazzo. Che cazzo dici? Ci sono da pappone. Che vuoi? Ha detto sono finita e finita la carne. E quindi? Sì, fra, sto dicendo al signor Panza che ci serve carne nella stazione. Que... Quale volete? Niente. Bisticca, dai. No, niente, vuoi dire? Prima l'ha detto. Bisticca, dai, dai. Ora vado a prendere sangue. C'è uno stack da Bastiano. Buonanotte Ciro. Buonasera. Buonanotte Ciro. Ciao Ciro. Ciao Ciro. Vieni Carlo. Fa male, sto qua, basta. Vedi che fa male, Carlo. No, 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 le mie patate. Dobbiamo chiudere. Aspetta. Oggi vuole una fetta di torta? No. Ah. Sei diventato muto? Aspetta, sto pensando. Che stai facendo? Se ti metti fino al negozio mentre compro qualcosa.
Olè. Come bella sotto stella, sento fritto, bella. Già ti tengo in tocco. Io stacco, ma vengo in live. Ah, vai a letto direttamente. Che sonno. Allora. Senta fritto, papà, sa spottando questo mondo, già da dentro in tocco, come bello insieme a te. Ovviamente è venuto Jumper, sì.